La 25esima puntata di Studio 90 lunedì è offerta da Caciotto Group. Sigla! Buonasera, altro appuntamento di Studio 90esimo lunedì. Come avete visto, abbiamo una importante realtà commerciale che ci ha dato ancora una volta fiducia tra le tante. E allora sentiamo da Irene nello specifico che cosa attende questa realtà commerciale, perché è un momento importante. Sentiamo Irene. Buonasera a tutti innanzitutto. La Caciotto Group, nata all'inizio degli anni 70 come azienda familiare, arrivata alla terza generazione, negli anni ha diversificato creando nuove aziende in settori diversi. La capofila IMA di Caciotto dal 2021 ha acquisito il nuovo brand giapponese Kubota per quanto riguarda trattori, macchine da giardinaggio e attrezzature per tutta la regione Umbria, con vendita, noleggio e assistenza anche con officina mobile, che si va ad aggiungere ai prestigiosi marchi già rappresentati da anni. Saremo presenti come di consueto alla manifestazione Agri Umbria dall'1 al 3 aprile presso il padiglione 9 con tutte le ultime novità. Bene, anche questo è un bel messaggio, no Giacomo? Si riparte, eh? Quindi a questo punto non posso fare altro che invitare tutta l'Umbria all'Agri Umbria, che si svolge dal 1 al 3 aprile a Bastia. Pertanto centro Umbria, Fiere di Bastia. Però oltre alla Caciotto Group, oggi è un giorno importante perché è entrata a far parte della nostra famiglia, è entrata a far parte un marchio mondiale, non sto esagerando, si chiama, io l'inglese, c'avevo zero, ah no, il tedesco manco l'ho fatto, si chiama Engel & Völkers. Ma no, come Texas Walker, no, Völkers. Vabbè, allora dillo tu come si chiama, perché... Dai Irene, aiutaci. Ecco. Völkers. Chiedo alla regia, a Luca Ficola, di mandare il video di questa prestigiosa azienda mondiale che veramente ci onora, Fabio. Ci onora. Vedi, mi viene in mente che qualcuno spreca parole fuori luogo mentre noi ci rimettiamo a far notare che siamo verso la fine, ma ancora la gente ci dà fiducia, no? Sì, anche perché se un marchio così, un'azienda così importante, mondiale, ci dà fiducia, ci ha scelto, vuol dire che il nostro prodotto è serio, è seguito. Tra l'altro, questo è un settore dove loro fanno il lusso e dove trattano abitazioni, ville, insomma, di grande lusso. Poi più avanti, quando arriverà il momento clou del campionato, dove si determineranno le vincenti, i play-off, dove diventa molto più interessante, avremo anche un componente di questa azienda che ci farà onore, e noi saremo qui, torneremo qui con lui e lo avremo anche ospite e ce ne parlerà in maniera più specifica, specificatamente ci parlerà di questo settore. Dov'è Engel & Völkers? La domanda è semplice, ma la risposta si trova forse nella bellezza. O forse a metà tra esperienza e professionalità. O più semplicemente nella storia che attraversa questo paese, scandita da panorami che si susseguono, giorno dopo giorno, in una danza senza tempo. Più di 70 agenzie, oltre 1000 professionisti. È qui, proprio dove vi serve, il network immobiliare di qualità più diffuso in Italia. Noi siamo Engel & Völkers. Bene, allora è il momento di andare in profondità per quelli che sono i nostri argomenti che trattiamo, a partire da una breve analisi di una giornata di disfatta nel campionato di Serie D per le squadre umbre, perché hanno perso tutte,
Giacomo, se non è una specie di record queste, e non solo hanno perso, ma Mariai hanno straperso. No, 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 Fabio, ti correggo, non è vero. Telespettatori, il campionato di Serie D, le Umbre non hanno partecipato. Non hanno partecipato, quindi passiamo subito al campionato di Eccellenza. No, le bypassiamo proprio. Fabio, se no dovrei lascia perdere, andiamo avanti. Invece chi ha partecipato, e lo dobbiamo dire proprio, sono stati Carlo ed Irene. Hanno partecipato a che cosa? Alla solita bella pagina che tutti ci riconoscono del settore giovanile. Dove siete stati, Irene? Esatto, questa settimana siamo stati a Trestina e appunto mandiamo subito in onda il servizio molto bello del Trestina. Del Trestina, ecco, settore giovanile, perché poi il resto l'abbiamo detto. Ciao amici di Studio 90 Lunedì, questa settimana ci troviamo a Trestina, una frazione di Città di Castello, dove risiedono 1800 abitanti, con una grande passione, quella per il calcio, nonché il Trestina milita da molti anni nel campionato di Serie D. A capo di questa splendida società c'è Leonardo Bambini. Con noi a parlarci di questo settore giovanile oggi c'è il direttore Luca Granturchelli, buonasera. Buonasera, il responsabile tecnico Massimiliano Pecorari. Buonasera. Buonasera, iniziamo subito dal direttore. Un settore giovanile all'avanguardia e ben organizzato, da fare invidia a tutte le società professionistiche, il vostro. Sì, sono 4 anni che io e Massimiliano collaboriamo per cercare di migliorare questo settore giovanile, nel senso che avendo una prima squadra in Serie D, cioè di un'importanza notevole, anche il settore giovanile cerchiamo di portarlo ai massimi livelli in Umbria. Infatti abbiamo 2 squadre di allievi, 2 squadre di giovanissimi e poi abbiamo tutta la scuola calcio, dagli esordienti fino ai piccolini. Il suo ruolo comporta una responsabilità non indifferente, come mai hai accettato questa sfida? Ma io onestamente a me piace stare fra i ragazzi, dunque anche il lavoro che faccio me lo permette perché alle 2 del pomeriggio sono sempre libero, ho avuto questa possibilità, ringrazio il presidente Leonardo Bambini e il direttore generale Romano Rampaci che mi hanno dato questa possibilità e la sto portando avanti sempre con più passione. Oggi rifarebbe la stessa scelta? Sì, un sì secco perché sono veramente contento di questi 4 anni insieme, ripeto, a Massimiliano e insieme anche al signor Romano che questa sera per problemi personali non c'è. Ok, andiamo dal responsabile. Veniamo da un periodo difficilissimo che è quello della pandemia. Come l'avete affrontata e come la state superando? Allora, l'abbiamo affrontata come tutte le altre società, molto dura. Piano piano, quando è ricominciato, abbiamo cercato di assestare le squadre, gli allenatori. Cioè, non è stato facile anche per gli spogliatoi, poi qui a Trestina, avendo lo stadio sempre con la prima squadra, le Gnosse, va un po' anche in difficoltà con le categorie, però ad oggi abbiamo il numero più alto, anche grazie a lui, al lavoro che ha fatto, di ragazzini e del settore giovanile, con le 2 squadre e allievi giovanissime prime in classifica. Alla fine il frutto che uno fa dai piccolini, piano piano, questi 4 anni che abbiamo cambiato proprio modo, si sta vedendo anche nel settore giovanile. In organico quanti tesserati avete e a quali campionati partecipate? Allora, tutto organico dalla scuola calcio al settore giovanile siamo 250, un bel numero, calcolando anche la juniores. E dalle categorie degli allievi, come diceva Luca prima, abbiamo 2 squadre, l'Under 17, Under 16 e l'Under 15 e 14 dei giovanissimi.
partendo giù da esordienti fino ai piccoli amici, i primi calci, abbiamo due squadre per categoria, due squadre di 2009, due squadre di 2010, una squadra di 2011 e due squadre di 2012. Abbiamo intorno a 25 ragazzi per categoria. Naturalmente col campionato di Serie D abbiamo la Juniors Nazionale che vanta i ragazzi del 2003 e 2004, poi scendendo abbiamo gli allievi che fanno il regionale A2, sperando che quest'anno riusciamo a raggiungere anche l'obiettivo finalmente di riportare Trestina nei massimi livelli in A1, giovanissimi sempre regionale A2, stessa situazione degli allievi e poi scendendo la scuola calcio. Torniamo un attimo dal direttore, quali sono i vostri obiettivi? Allora, i nostri obiettivi, come ha detto Massimiano, cercare di, con gli allievi giovanissimi di raggiungere i regionali A1. Poi il nostro lavoro deve contribuire di dare più ragazzi possibile alla prima squadra e alla juniores. Il nostro obiettivo principale deve essere questo, dobbiamo cercare di costruire dei ragazzi pronti per la prima squadra. E sarebbe una cosa bellissima riuscire a portare 5-6 ragazzi del posto a giocare in Serie D. Cosa manca a questa società per arrivare a livelli top? Ma questa società, come hai detto prima tu, è un paesino di 1800 abitanti, dunque già secondo me siamo arrivati a un buon livello. Certo, c'è sempre da migliorare, però io ripeto, nel futuro vorrei la costanza che abbiamo avuto in questi 4 anni, che già sarebbe un grandissimo risultato. Ci sono giovani promettenti? Guarda, ci sono diversi ragazzi che ci richiedono anche società professionistiche come il Gubbio, il Perugia. Due o tre ragazzi sono andati a fare dei provini con lo Spezia, anche adesso li stanno cercando il Cesena, la Ternana. Dunque stiamo lavorando in questo senso, cercare di mandare più ragazzi possibile, più in alto possibile. In più c'è un ragazzo in 2005 che già si allena stabilmente in prima squadra e sperando che a breve esordisce, sarebbe già un successo perché ripeto, in 2005 è un nostro allievo. Qual è la sua filosofia nel calcio? Bella domanda. La filosofia nel calcio, ci sono stati tanti obiettivi da quando è iniziato il calcio, no? Ad oggi stiamo crescendo il calcio differente a 20 anni fa, tanta tecnica, tanto comportamento dei ragazzi, si lavora non più sulla forma atletica come un tempo, ma tanto col pallone. E noi, tengo a sottolineare, abbiamo fatto un grande cambiamento quest'anno, abbiamo messo anche il coordinatore tecnico, che penso che c'erano poche squadre
società in queste categorie, che è Lorenzo Biagioni. Lorenzo è entrato un punto di piedi, ad oggi sta facendo un lavoro incredibile, ma veramente no, cioè, all'inizio eravamo suscettibili tutti quanti, perché logicamente è una figura nuova, invece con gli allenatori grande lavoro. Tatticamente con ogni riunione mensile, tutti i lavori in campo per gli allenatori, i ragazzi eseguono gli stessi obiettivi per ogni categoria e quindi abbiamo allargato il cerchio e stiamo facendo un grande lavoro. Volevo ritornare al discorso che faceva prima Luca, che abbiamo diversi giocatori seguiti da squadre professionistiche tipo Gregorio Granturchelli, Rosi, abbiamo lo stesso Ricci classe 2009 che è andato a Perugia. In prima squadra abbiamo un 2005 che è Loris Laurenzi in pianta stabile e questo è già il primo obiettivo raggiunto a Trestina dopo tanto tempo, un ragazzo degli allievi che è fisso in prima squadra e qui il lavoro vuol dire che sta andando avanti bene e noi siamo contenti. Posto. Ho sentito anche di Lorenzini, giusto? L'ha detto già? No, di Loris, anche Lorenzini. E sta facendo un gran campionato, classe 2004 che ha stupito tutti quanti, perché alla fine 2004 che ti fa la differenza così ce ne sono pochi, quindi anche questo è merito dell'ambiente di Trestina, perché qua a Trestina sono stati tanti giocatori e tutti sono stati bene, ho sentito pochi giocatori che sono andati via, che si sono lamentati, qua è un bel ambiente, poche persone, cittadina piccola, però un grande ambiente e questo dimostra grazie al presidente Bambini che è tanti anni che facciamo la Serie D. Come la grande famiglia, diciamo. Torniamo dal direttore. Il rapporto con i genitori, com'è? Hanno delle aspettative, sono esigenti oppure sono tranquilli? Come tutti i genitori sono esigenti, perché quando c'è il proprio figlio di mezzo, però io all'inizio parlo chiaro con i genitori. Loro si devono fidare di noi, ci devono lasciare il ragazzino, noi lo facciamo allenare, lo cerchiamo di dare la massima educazione, poi finito l'allenamento li vengono a prendere. E ripeto, io devo dire grazie a tutti i genitori, non ho avuto in questi anni mai delle discussioni con i genitori. Genitori si stanno comportando molto bene e anche questo vuol dire che qui si sta bene e c'è tranquillità. Un'ultima domanda, qual è la sua ambizione? Ma ripeto, la mia ambizione adesso è continuare qui a Trestina, a cercare di far sempre meglio e, come ti ho detto anche prima, voglio vedere più ragazzi possibili che escono dal settore giovanile giocare in prima squadra. Questo per me sarebbe l'obiettivo che mi sono posto principale. Poniamo la stessa domanda al responsabile tecnico. Allora, la mia ambizione, prima di tutto, io ho un sogno nel cassetto, tanti anni che sono a Trestina, sono 13-14, che è vero, a Trestina siamo forse al massimo della categoria, però vedendo tutto questo qua, vedendo anche altri campi che noi abbiamo, altre categorie, una bella Lega Pro, io sogno sempre, però sinceramente è una bella soddisfazione, anche per il lavoro alla fine che abbiamo fatto io e lui. Siamo cresciuti insieme, alla fine 250 ragazzi sono tanti, grazie a Romano, grazie al Presidente, però l'ambizione c'è perché vedi altre società che non sono a livello di Trestina oggi. Io la penso così e dico sempre quello che penso. Bene amici sportivi, oggi vi abbiamo fatto conoscere il settore giovanile del Trestina, ringraziamo il direttore Luca Granturchelli e il responsabile tecnico Massimiliano Pecorari. Linea allo studio. Buonasera.
Allora, noi prima di andare a parlare del... poi lo vedrete lunedì dove saremo questa prossima settimana. Prima di andare a parlare del... io volevo dire una cosa del campionato di eccellenza. Tra l'altro tra pochissimo ci sarà la prima fascia pubblicitaria. Volevo ringraziare e invitare nuovamente tutti a seguire la nostra pagina YouTube, che pensate è arrivata a 540 iscritti, e ci siamo da non molto, perché ci siamo praticamente da ottobre-novembre, quindi un grandissimo risultato. Però io ne approfitto per aggiungere qualcos'altro. Allora, volevo dire ai telespettatori, funziona in questo modo: se voi vi iscrivete, anche se l'andata, perché noi lo vediamo dai numeri che voi visualizzate tutti, sì, la nostra pagina, però iscrivetevi, tanto non costa nulla, perché in questo modo noi possiamo essere più all'avanguardia, più presente, possiamo offrire un prodotto migliore. Ci serve soltanto come testimonianza del seguito che abbiamo e della presenza. Quindi vi invito tutti a registrarvi, così nel giro di poco tempo la famiglia si allarga. Anche in vista di futuri altri progetti, quindi dobbiamo capire quanto siete affezionati a noi, ma lo sappiamo, però dove vi coinvolgeremo ancora di più, ma abbiamo bisogno che voi ci dimostrate con i fatti che siete affezionati a noi. Irene, ci fermiamo e poi andiamo dentro anche con i servizi. Torniamo tra poco, pubblicità. Logica è il tuo partner per la gestione dei magazzini. Con la nostra esperienza siamo in grado di gestire completamente il magazzino, dalla movimentazione delle merci sino ai carichi. Sinergia, centro medico e fisioterapico, presente a Perugia dal 2006. Offriamo servizi di fisioterapia e riabilitazione, visite specialistiche, esami diagnostici, polisonnografia e un sostegno psicologico per bambini e genitori. Il nostro obiettivo è prenderci cura dei nostri pazienti e soddisfare le loro esigenze, instaurando un rapporto fondato sull'ascolto e sulla fiducia e garantendo qualità elevata e massima assistenza, con il sussidio di tecnologie all'avanguardia che permettono la migliore esperienza di cura con tempi di attesa rapidi. Chiama lo 075 517 2044. A Perugia c'è Anytime Fitness, la palestra dove troverai un ambiente stimolante e dei personal trainer qualificati. Tutti gli associati ottengono consulenza iniziale gratuita e personalizzata. L'iscrizione comprende l'accesso a più di 4.900 palestre in tutto il mondo, aperte H24. Il nostro staff è preparato a sostenerti nel tuo percorso fitness. Ad Anytime Fitness offriamo training e corsi personalizzati assieme agli strumenti giusti per tenerti motivato. Ma Anytime Fitness è anche Paddle, l'appassionante sport del momento. Sul suo campo divertenti partite, ma anche corsi personalizzati per chi vuole cimentarsi. Vieni in via Sette Valli 326 a visitare il nostro club. Chiama il 379-116-9529 per un appuntamento. L'impresa edile Antolini Costruzioni di Tavernelle Perugia conta oltre 30 anni di attività, con competenze tecniche tali da operare in edifici civili e industriali, ma anche rifacimenti, restauri, manutenzioni varie. L'impresa si pone come valido interlocutore per la realizzazione e la vendita di immobili di prestigio destinati a un mercato nazionale ed internazionale. Impresa edile Antolini. Abitare è un atto di suprema ispirazione. Ristorante da Damiano a Bettona, Perugia, situato nella piazza principale accanto al municipio. Presenta un ottimo menù di carne, di pesce, specialità umbre. Servizio rapido e cortese. Ristorante da Damiano Bettona, chiama per prenotare lo 075 9
398-69574. Dormi da Re, a Perugia, in via Sette Valli 326-D. Dormi da Re è un'azienda che offre soluzioni per dormire con il massimo comfort. Nel punto vendita di Perugia un'ampia scelta di materassi, reti letto, guanciali e letti, inoltre divani, poltrone relax e sedie ergonomiche. Tutto in un'ottica di orientamento al benessere, non solo durante il riposo ma nella vita quotidiana. Consegna direttamente al cliente e capillare assistenza post vendita. Dormi da Re. Devi alzarti ogni mattina con determinazione se vuoi andare a dormire con soddisfazione. L'azienda agricola Poggio Santa Maria nasce da una passione innata per la terra e la natura e dall'intensità dell'amore per questi luoghi. Il nostro progetto è di trasmettere con entusiasmo agli ospiti quelle tradizioni familiari in cui abbiamo sempre creduto, oltre all'amore per questo territorio. L'agriturismo Poggio Santa Maria si trova su una splendida collina al confine tra Umbria e Toscana e che gode di una stupenda vista sui laghi di Chiusi, Trasimeno e su tutta la Valdichiana senese. Da quest'estate attiva la nuova cantina con sala degustazione e convegni. Una location fantastica dal panorama mozzafiato per degustazione ed eventi indimenticabili. L'azienda agricola Poggio Santa Maria produce olio DOP e vino DOC dalle eccellenti qualità. Siamo attivi su tutta la filiera, dall'attività agricola di coltivazione fino alla commercializzazione del prodotto, direttamente al consumatore. L'azienda agricola Poggio Santa Maria di Massimiliano Marchetti è in via Villa Cartoni 30, Castiglione del Lago, Perugia. Torna a Perugia il vero gusto italiano. Tornano i piaceri della tavola e i sapori della cucina tradizionale. Il ristorante pizzeria La Dolce Vita ti aspetta in via Gerardo Dottori 42. Anche la pizza buona come una volta. Prenota ora un tavolo nella nostra terrazza estiva con vista panoramica su Perugia. Al ristorante pizzeria La Dolce Vita anche gustosissimi piatti a base di pesce fresco. Prenota al 348 1514 305. Tutti insieme siamo una famiglia. Lo siamo sempre stati e continueremo ad esserlo, mettendo le persone al centro. Eccoci tornati, allora cominciamo ad analizzare i campionati nello specifico, però dobbiamo dire che ci siamo dimenticati una cosa, Giacomo, perché tu non la vuoi vedere la Serie D, ma i risultati e le classifiche possiamo leggere. Eh no, le dobbiamo, dai, io ho fatto, io vai, vai. Abbiamo lasciato una suspense. Vai, allora, vai. Irene, cominciamo dalla Serie D, poi di conseguenza, finito questo, andiamo all'eccellenza. Iniziamo con un pareggio tra Arezzo e San Giovannese, 1-1. Cannara Lornano Badesse 0-2, Flaminia Cascina 1-0, Pianese Trestina 4-0, Poggi Bonsi Rieti 3-2, Pro Livorno Montespaccato 0-1, San Donato Tavarnelle Foligno 5-0, Scandicci Unipomezia 1-2, Tiferno Follonica Gavorrano 0-2. In testa alla classifica c'è il San Donato con 60 punti, segue 55 Poggi Bonsi, 48 Follonica Gavorrano, 45 Arezzo, 42 Lornano Badesse, 41 Trestina, 39 Tiferno, 37 Pianese, 33 punti Montespaccato e Flaminia, 32 Scandicci, 27 punti San Giovannese e Foligno, 26 Unipomezia, 21 Cascina Rieti, Cannara invece 18 punti e chiude la Pro Livorno 13. Ecco, avete capito, come ha detto Irene, quanto la prossima partita tra Rieti e Cannara possa essere fondamentale per i destini del Cannara di Armillei. Andiamo invece con l'eccellenza. Iniziamo subito con la vittoria dell'Ellera, Angelana Ellera 0-3.
Castel del Piano Ducato 0-0, Cassione del Lago Bastia 1-2, Gualdo Casacastalda Orvietana 0-2, Lama Massa Martana 0-0, Narnese San Sepolcro 0-0, Olimpia Tirus Assisi Subasio 5-1, Ponte Valle Ceppi Branca 2-1, San Sisto Nestor 2-0. In testa c'è l'Orvietana con 65 punti, 56 Lama, 52 Narnese, 49 Ponte Valle Ceppi, 48 Ellera, 40 Nestor, 39 San Sepolcro, 38 punti Massa Martana e Branca, 36 Castione del Lago, 34 per San Sisto, 33 Olimpia Tirus, 32 Bastia, 30 punti Ducato, 29 Castel del Piano, 26 Angelana, Gualdo Casacastalda 19, chiude la Sisi Subasio 18. Allora Giacomo, a 6 giornate dalla fine, 9 punti di vantaggio, ormai solo una questione matematica direi per l'Orvietana, tanto più che ieri Lama... No, ma poi Fabio, io ho visto l'Ellera, cari signori telespettatori, è veramente una grande squadra, veramente in ogni reparto è costruita bene. Il presidente Moroni, secondo me, l'ultimo acquisto che ha fatto, che è di Veneroso, gli ha dato il tocco finale a questa squadra. La squadra, Ciucarelli dice che fa i punti, io dico invece che c'ha grandi giocatori, quindi il merito gli va data alla società che gli ha messo a disposizione. Gli ha messo a disposizione una squadra che va da sé dentro il campo, perché c'ha una difesa impenetrabile. Giocatori come Marconi, come Zanchi, Ricci. A centrocampo c'ha giocatori dinamici, aggressivi, Ubaldi e altri. Poi lì in attacco c'ha un Polidori che oggi ha ritrovato una forma smagliante di qualche anno fa, c'è un Veneroso, ecco, che è l'unico che salta con facilità l'uomo, e poi l'unica nota dolente è, non è una polemica, però è un dato di fatto, questa squadra gioca in 10 perché a mio avviso, secondo me, Ciucarelli fa giocare la squadra in 10, non li fa giocare in 11, perché Colombi, e mi sembra poverino, uno che è messo lì, è inutile che qualcuno mi dice sì, ma ha fatto 10 gol, non c'entra niente. Il giocatore, se tu lo metti fuori ruolo, lo metti lì davanti, gli arriva il cross e riesce a colpire di testa e fa gol, certo che ha fatto gol, ma tu devi vedere l'intera partita. Io non è che vado, per sentito dire, oh, la prima domanda, chi ha fatto gol, chi ha vinto? No, io le vado a vedere le partite. Anche con l'Angelana io c'ero, Colombi non ha toccato palla, perché non gli danno una palla, non gliene danno una, perché gioca fuori ruolo. Allora dico al presidente Moroni che l'avete presa a fasto ragazzo, io se fossi il suo procuratore io gli menavo all'allenatore, perché veramente non si può vedere una cosa del genere. Fallo giocare. L'allenatore deve però sistemare 11 persone deve sistemare, però Fabio, Colombi è un gran giocatore, è un giocatore importante in questa categoria d'eccellenza. Ma ce ne sono anche altri, non l'Ellera. Basta trovargli la collocazione giusta, non si può lasciarli buttato lì per me. Questa è l'unica nota dolente che io mi sento di fare all'Ellera. Il resto è la squadra più forte, l'Ellera, in questo momento del campionato. Superiore all'Orvietana, superiore all'Ame, superiore alla Narnese. Adesso è superiore, però l'Orvietana è stata costante, come sono tutte le squadre di Alvaro Ciprede, è stato costante dalla prima giornata fino a oggi e quindi meritatamente si ritrova prima in classifica. Però bisogna riconoscere che oggi l'Ellera è veramente una squadra forte, compatta, e quindi anche la sconfitta lì a Marciano, è inutile che qualcuno dice hai giocato contro l'Ellera, è normale che perdi. Poi ho visto un'altra partita, io quella ieri col San Sisto, lì con chi te la prendi? Se l'attaccante, adesso mi sembra Fastellini, non avesse sbagliato il calcio di rigore, sì, che De Marco l'ha ipnotizzato questo ragazzo, ma si era capito, io un minuto prima avrei fermato, avrei detto no, lo facevo battere un altro, perché quel rigore avrebbe voluto dire moltissimo, avrebbe cambiato la partita. Però il San Sisto ha vinto meritatamente, quindi non ce la possiamo prendere né con la sfortuna né con quelli che possono portargliela.
La verità è questa, l'unico consiglio che do alla Nestor, approfitto, le prossime tre partite in casa giocatele a Castiglion del Lago, perché il campo della Nestor, il manto erboso, è pieno di buche e quindi questo penalizza... Dove? A Castiglion del Lago? Castiglion della Valle? A Castiglion della Valle. Ah. A Castiglion della Valle, sì, bravo. Perché a Marciano, Checcarini, al momento purtroppo non è in condizioni perfette e ci rimette la squadra di Caporali, che tra l'altro veramente giocano un bel calcio, è un bel calcio. Quindi poi dirò di più. Stessa cosa invece non posso dire del Gualdo. Col Gualdo io me la voglio prendere con l'amministrazione comunale, perché già con la società cosa gli vuoi dire? La società ha fatto una scelta, si è ridimensionata, non ha acquistato giocatori e quindi ecco i risultati. Però oltre al danno anche la beffa, quale? Quella del campo sportivo. Cioè ho visto che gli allenamenti non li possono fare perché veramente è qualcosa di allucinante quell'impianto. Vorrei dire all'amministrazione comunale, ricordatevi una cosa, che voi è vero che date in gestione i campi sportivi alle società, ma è pur vero che siete degli amministratori, e ve lo dice uno che conosce perfettamente le leggi e conosce perfettamente i regolamenti, è pur vero che voi dovete andare a verificare se la società, come sta l'impianto sportivo, e se l'impianto sportivo necessita di manutenzione, di fare un qualcosa di straordinario, va fatto, perché non è che lo fate per qualche dirigente, lo dovete fare per i ragazzi che vanno lì, perché una società che tiene 200 ragazzi lì ha il diritto di far allenare questi ragazzi in una struttura all'avanguardia, almeno il terreno, il campo di gioco, è veramente un campo di patate. Quindi caro sindaco, non ti fa onore che un comune piccolo come Maggione c'ha 4 impianti sportivi curati alla perfezione, e voi che siete una bella città storica, un territorio importante, un campo da calcio veramente che non si può guardare. Allora, noi adesso andiamo a vederci il primo servizio, Irene, che riguarda proprio la squadra che ha detto inizialmente Giacomo. Vediamoci Angelana Heller a 0-3, commentato da Sandro Della Vedova. Continua il periodo no dell'Angelana, che alla Migaghelli nell'anticipo della 28esima giornata del campionato di eccellenza viene superata dall'Ellera per 3-0. Ha diretto la gara il signor Aloy di Gubbio, affiancato dai signori Mariani e Romoli di Perugia. Un giro di lancette ed Angelana in avanti con De Santis, la cui conclusione è parata facilmente da Battistelli. Al 17esimo Angelana vicino al vantaggio, angolo di Vent'anni con palla che scende sui piedi di Subicini che al volo manda alto. Sul fronte opposto al 19esimo punizione di Veneroso, il colpo di testa di Marconi con Buini che mette in angolo, dalla bandierina ancora Veneroso, palla nel mucchio, con un'azione fotocopia Polidori di testa mette dentro, Angelana 0, Ellera 1. Si aspetta la reazione giallorossa ed invece ancora l'Ellera al 40esimo con una punizione di Lavano ad impensierire Buini che para a terra. Alla 43esimo l'Ellera raddoppia, angolo calciato sempre da Veneroso, palla in mezzo, lo stacco aereo di Ubalti e Vincente che supera Buini. Angelana in avanti e dopo due giri di lancette c'è un contatto in aria, Subicini cade a terra chiedendo il calcio di rigore, ma il signor Aloy fa cenno di proseguire. Su capovolgimento di fronte, ottimo intervento di Buini che di piede salva su Brevi, e sul parziale di 2-0 per l'Ellera si va al riposo. Grazie al contributo delle immagini filmate da Massimiliano Vignaroli, passiamo alla sintesi della seconda frazione, che si apre con una sostituzione nelle file giallorosse. Esce il pur bravo Buini, al suo posto l'affidabilissimo Cucchiararo. Nulla di cambiato in casa Ellera, Angelana che prova a riaprire la gara al quinto con Acatullo che da ottima posizione spara alto. Al 16esimo Ellera che prova a chiudere definitivamente la gara con Polidori che avanza e fa tutto bene, meno che la conclusione che si perde sul fondo. Al 24esimo il terzo gol dell'Ellera, c'è un cross di Veneroso dalla sinistra, Cucchiararo che in uscita va in collisione con Polidori, il portiere rimane a terra e la sfera che entra in rete, gol convalidato, e dopo un paio di minuti Cucchiararo è costretto ad abbandonare il campo dolorante e viene schierato in porta Gesiman. È tutto dalla Migaghelli, ribadisco il risultato finale, Angelana 0, Ellera 3, grazie per l'attenzione, Sandro Della Vedova, linea allo studio.
Il signor Leonardo Santarelli è il presidente dell'Angelana. Dopo il bel punto conquistato con la prima della classe ad Orvieto, poi siete usciti dalla Coppa, poi è entrato il periodo nero, ma siete pronti a rialzarvi, penso? È difficile anche commentare una partita del genere. Insomma, primo tempo abbastanza equilibrato, abbiamo preso due gol su due calci piazzati che sicuramente si potevano evitare. 3-0, sinceramente mi sento un attimo di difendere il nostro portiere, penso che è stato evidente a tutto, cioè è andato anche in ospedale, non so, tante volte non so come non riescono gli arbitri a vedere certe cose, anche se probabilmente la partita era anche già finita prima. E sì, dopo Orvieto probabilmente un po' l'impegno di Coppa, un po' altre problematiche, la squadra ha avuto un'involuzione importante. Adesso non so neanche che cosa dire, perché comunque pesante, perché comunque in settimana c'erano state anche le dimissioni del mister, fermamente respinte dalla società, perché ancora la società crede nel gruppo, crede nel mister. Non lo so, adesso mancano 6 partite, ormai pensiamo partita per partita e poi vedremo un attimo quello che succede. È un momento difficile, potevamo sbloccarla su un calcio d'angolo noi e invece dopo l'hanno sbloccata, e quando andiamo sotto con una squadra come l'Ellera poi è difficile reagire, anche perché il momento non è dei migliori, ecco. Ma quello sicuramente, io mollare, sai, a volte vanno dati anche degli input che possono essere anche sbagliati, sicuramente, però bisogna sempre provarle tutte, no? E noi le proveremo tutte fino in fondo, questo sicuramente. Io non sono riuscito a trasformare niente, sono loro che hanno trovato una quadratura, ma ce l'avevano anche prima la quadratura. Il problema è che c'erano molti infortunati e la cosa non poteva prendere piega. È normale, perché senza i giocatori che stanno bene uno non è che può fare niente. Adesso tutto sommato stiamo abbastanza bene anche a infortunati, anche se ultimamente Pettinelli si è fatto male, questo, e ci dispiace tanto. Questa è una squadra che può vincere con tutti e perdere con tutti, perché non è che noi siamo invincibili, perché stanno facendo bene, stiamo facendo bene e niente, andiamo avanti. Quello che è successo oggi ormai è già tutto quanto chiuso, già pensiamo a mercoledì e andiamo avanti, tanto il calcio è presente, quello che è stato è storia. Invece, Giacomo, chi ha ottenuto una bellissima vittoria è stato il Bastia, che si è ripreso andando a vincere a Castiglione del Lago contro una squadra che mi sembra che abbia avuto troppi problemi e che forse la fine del campionato è sperata. No? E che la famiglia Marchetti non si merita. Esatto. Io mi dispiace dirlo, a chi tocca tocca, mi dispiace dirlo. Un presidente di questa portata, di questo con questo entusiasmo, poi uno di quei presidenti che non esita un minuto ad accontentare la squadra, i ragazzi, avete bisogno di questo? Lui subito pronto, qualunque cosa è sempre disponibile, e io ve lo posso garantire perché ne conosco tantissimi, ma questo è un presidente come del resto anche Caciotto del Tavernelle e altri, però voglio dire, questo è un presidente che non ha nessun tipo di problema, proprio è presente. Allora dico io, non è possibile non regalargli. Che cos'è che non ha funzionato quest'anno a Castiglione della Valle? Del Lago, porca miseria, Castiglione. Che cos'è che non ha funzionato? Presidente, alla fine dell'anno te lo dirò che cos'è che non ha funzionato, ma in parte tu lo sai. Evidentemente va fatta, secondo me, una programmazione e non dare, come si dice, carta bianca a tutti, in modo da che invece no, bisogna programmarle le cose e ogni anno raggiungere degli obiettivi. Domanda, ma non è che siccome le avventure del Castiglione del Lago e di Farsi sono finite prima del tempo, forse avrebbero fatto bene a rimanere fidanzati e si sono fatti un po' prendere la mano in un momento particolare? Allora, io alla minestra riscaldata, al rifidanzamento non ci credo. No, ma io parlo del primo fidanzamento. No, per natura, perché se ne andavamo d'accordo prima, non è che vi andiamo d'accordo dopo. Sì, un mese. Come fanno i provoloni, il primo mese fanno vedere, ma dopo si ricomincia. Dopo si ricomincia sempre, ognuno ha il suo egoismo. Il fidanzamento con Farsi, se mai la tua domanda è questa,
non si dovevano non lasciare. Si doveva interrompere, e questa era la domanda. Si sono fatti prendere la mano, sì, in un momento. Sì, però purtroppo tu sai che qualche fidanzamento salta perché o la mamma è troppo presente e rompe perché gli piace il fidanzato o la fidanzata, oppure è presente qualcos'altro. Quindi o la mamma di Falsi o la mamma di Marchetti. No, questa è la metafora, tu l'hai capito perfettamente. Quindi evidentemente lì c'era qualcuno che spingeva per farli separare Falsi e Marchetti, evidentemente. Però, Presidente, tu hai una certa cultura e anche una certa esperienza. Se con la tua ragazza ci stai bene, non la dovevi lasciare, caro Presidente. Ecco, vedi che alla fine hai detto quindi quello adesso, che ho detto io. Se ti rifidanzi, agli altri gli devi dire state al vostro posto. Allora, intanto, al di là dei fidanzamenti, vediamoci questa partita, Rene. Oggi è tutto un fidanzamento. Sì. Vediamoci, Cassione del Lago Bastia, 1-2, commento Matteo Novelli. Al comunale Giommoni di Castiglione del Lago, per il campionato di eccellenza Umbra, va in scena il match tra Castiglione del Lago e Bastia. Dirige la partita il signor Belloni della sezione di Città di Castello. Quarto minuto avanti il Castiglione, Silvestri riesce ad avanzare, mette dentro un cross. Ci arriva di testa Lignani, ma la conclusione è fuori. Minuto 5, per il Bastia, Nardi la imbuca, trova Ono Orria che incrocia il destro e la conclusione esce di poco a lato. Minuto 31, Bura la tocca per Ravanelli che avanza, arriva sul fondo, la mette dentro, arriva Menichini ma il suo tiro è bloccato dalla difesa. Minuto 33, schema su punizione del Castiglione, Boldrini la batte dietro per Menichini, respinge la difesa, palla appoggiata di nuovo per Boldrini che salta un uomo, prova la conclusione, palla alta. Minuto 35, l'azione parte direttamente col rinvio di Alunni. Castelletti la spizza e trova Omo Orria, che in velocità fa valere il suo fisico e arriva in area di rigore. La mette dentro e trova Corriale, che l'appoggia per Castelletti, che prova a piazzarla, ma Rossi respinge. Il primo ad arrivare sulla palla è proprio Corriale, che da lì non può sbagliare e fa 1-0. Ospiti in vantaggio. Prova a rispondere subito il Castiglione. Palla in avanti per Bura, che avanza a passo deciso, si libera del difensore, prova di destro secco, ma trova il palo. Il secondo tempo inizia con il Castiglione, che deve rincorrere il risultato. Ma al sesto minuto è il Bastia che si fa vedere in avanti. La mette dentro Pagliarini, respinge la difesa, la palla arriva a Marchetti, che prova la conclusione d'esterno. Attento Rossi. Al sedicesimo su punizione ci prova Raccichini, respinge Rossi. Minuto 37, si fa avanti il Castiglione, Bruva prova l'azione, la mette dentro per Menichini, respinge la difesa, arriva Gabrielli che la mette giù, prova il sinistro e Alunni la mette in angolo. Minuto 46, scambiano Nardi e Valdoni, la palla di ritorno è un assist perfetto e da quella posizione Nardi fa 0-2. Tifosi ospiti in delirio. Al 48esimo il Castiglione reagisce, Gabrielli la mette dentro, respinge la difesa del Bastia, Gabrielli insiste e la recupera su Baldoni, la rimette dentro, grande incertezza di Alunni che non esce, ne approfitta Bura che lo beffa sotto le gambe e accorcia le distanze. Ma per il Castiglione non ci sarà tempo per recuperare, finisce quindi 1-2 in favore del Bastia. È una partita bella tosta, partita che è stata iniziata abbastanza bene da noi, poi andando avanti con i minuti ci siamo un po' allungati, abbiamo perso le distanze, abbiamo subito quel gol, poi è stata dura per il secondo tempo e niente, ci abbiamo provato fino alla fine. Però non ci siamo riusciti ad arrivare al pari. Beh, che dire, tre punti per noi fondamentali. Noi volevamo la posta piena, ci saremmo forse accontentati anche del pareggio, però
per noi era importante muovere la classifica con tre punti, perché insomma sotto stanno viaggiando bene, e non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi, perché oggi hanno fatto una partita strepitosa da tutti i punti di vista, dal punto di vista tattico, emotivo e soprattutto mentale, quindi un 10 e lode, sono contento un bel po'. Della bassa classifica poi non ne parliamo, perché purtroppo ci sono due squadre che ormai stanno aspettando soltanto la retrocessione, che sono Gualdo Casa Castalda e Assisi Subasio. Nel prossimo turno, tanto per completare quello che è il quadro, il Lama sarà ospite della Nestor, quindi altra partita abbastanza difficile per il Lama, mentre la capolista orvietana giocherà in casa con l'Olimpia Tirus. Adesso andiamo invece al campionato di promozione, partendo dal girone A. Irene, iniziamo con un pareggio tra Arna e Magione 1-1, FC Castello San Secondo Selcinardi 3-3, Grifo Sigillo Montone 0-2, Mara San Feliciano Mantignana Montemalbe 1-0, Pier Antonio Tiberis 1-3, Pietralunghese Piccione 5-0, Pievese San Marco Juventina 2-2, Ponte Vecchio Tavernelle rinviata, Ventinella Casa del Diavolo 2-1. In testa a questa classifica c'è il Ventinella con 59 punti, segue 55 Tavernelle, 53 FC Castello, 50 Ponte Vecchio, 45 troviamo Pievese, Pier Antonio e Mara San Feliciano, 39 Montone, 33 Pietralunghese, 29 San Marco Juventina, 28 Mantignana Montemalbe, 27 Selcinardi, 26 Arna, 25 Piccione, Tiberis 24, Casa del Diavolo 23, Grifo Sigillo 21 e chiude il Magione con 19 punti. Giacomo, ma che sta succedendo a questo Pier Antonio? Che pensate è uscito dalla zona playoff? Addirittura una squadra che doveva vincere il campionato, ieri ha perso addirittura un derby 3-1 con la Tiberis. Ma a me la situazione di Pier Antonio mi riporta indietro negli anni quando la Grifo Ponte Torgiano, presidente Roberto Damaschi, allestì uno squadrone, prese tutti i nomi, se ti ricorderai, sì, Fabio, ricordo, tutti i nomi, bom 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 bom, e alla fine retrocesse. Tutti dicevano sarà l'ammazza campionato, sarà qua, invece così non è andato. Perché vige la legge di troppi galli su un pollaio non si fa mai giorno. Purtroppo a Pier Antonio, secondo me, hanno fatto i calcoli male, perché hanno preso troppi giocatori a fine carriera, si sono basati sui nomi, poi dopo il rendimento non c'è stato, quindi anche per la società è una grossa delusione, e a me dispiace per il Pier Antonio. Mentre invece ieri ha dimostrato la Tiberis Macchie, ha dimostrato che vuole a tutti i costi salvarsi, si vuole salvare, e quindi che cosa, la cosa ha messo il direttore a fare l'allenatore, questi hanno reagito con un bel secco 3-1. Quindi la favola Tiberis continua, io non so più, ogni domenica ci lasciano a bocca aperta, perché non me l'aspettavo francamente questa vittoria della Tiberis così schiacciante, però vabbè. Parlavi della domenica, ma anche il sabato a me mi ha lasciato molto però, a bocca però aperta. Però sabato è stato caratterizzato da un fatto veramente incredulo, io ho mai visto in tanti anni della mia carriera calcistica, mai, vedere che un guardaline annulla un gol, poi dopo essere stato preso d'assedio, proprio assediato dai, perché si fa così nel calcio, squadra avversaria va dal guardaline, contesta, bom bom bom, però dopo tutto rimane così, invece in questo caso il guardaline ha dovuto fare marcia indietro, mi riferisco alla partita Marra, San Feliciano e Mantignana, ha dovuto fare marcia indietro e accettare, cioè questo è quello che presumo io, perché alla fine che è successo? Il gol l'ha convalidato, quindi io mi chiedo, allora tu perché prima hai alzato la bandierina, l'hai annullato e poi su pressione,
diamo un brutto segnale a tutti, perché allora se dopo i ragazzi la domenica sono autorizzati a venire a fare pressione verso il guardaline per dire per far annullare il gol, dopo non ci lamentiamo. Quindi secondo me, sbagliato o giusto che sia, l'arbitro doveva rimanere coerente. Il guardaline ha detto che era fuori gioco, la doveva annullare il gol, perché altrimenti io mi pongo una domanda e lo pongo all'organo federale che è degli arbitri. Che li mandate a fare la domenica i guardalini se dopo non devono essere ascoltati? Sono, in questo momento sono la parte più inutile del calcio, cioè allora, non intervengono, allora, sono lì con quella bandierina in mano che... Vogliamo fare una prova, una domenica ci mettiamo due sedie, una per parte, e ci attacchiamo due bandierine. Vuoi scommettere che l'arbitro arbitra meglio? Perché cioè, a me pare che siano un problema diventati per gli arbitri e non un aiuto. Poi lasciamo perdere gli arbitri, vabbè, io, Fabio, lo stendiamo un velo pietoso. Io volevo sottolineare soltanto questo aspetto, che non mi è mai capitato che un arbitro facesse passare il suo collega, perché in quel momento è un suo collega, anche con funzioni diverse, che fa il guardaline, lo facesse passare come se fosse una persona lì insignificante, nulla, che non ha... Allora io mi chiedo un po' di rispetto, nient'altro. Poi se era fuori gioco veramente o gol, io non entro in merito, perché abbiamo le immagini, ma proprio per scelta editoriale abbiamo deciso di non farle vedere per non alimentare le polemiche. Però sta di fatto che questo è accaduto, e questo però a onor di cronaca io lo devo riportare e lo devo dire. Bene, invece allora io all'epoca sottolineai questa cosa e mi hanno detto che facevo una polemica contro il Ventinella, quindi a maggior ragione lo voglio rifare adesso, senza fare polemiche con nessuno oggi come allora. Però sì, il Covid, 9 positivi, ma rinviare una partita in questo momento, secondo me, si rischia veramente di falsare un qualcosa di molto importante. Purtroppo però, certo, non si può fare altrimenti. Ma io non lo so, dimmi, se poi dimmi. Tra l'altro chi non gioca poi sarà più tranquillo, secondo me. Dimmi, no, dimmi che il problema, se tu ti riferisci a Tavernelli, che ce n'ha 6, tu dimmi che dopo io voglio vedere domenica come fanno a giocare, perché anche se ne recuperassero 2 gli permette di giocare, la squadra è ridimensionata, perché comunque gli mancano i giocatori. Poi c'ha un tour de force, c'ha la Pontevecchio che dovrà recuperare, domenica dove va? No, c'ha l'Arna in casa. Ah, l'Arna in casa, vabbè, non sarà una partita facile, comunque c'ha l'Arna, poi comunque più avanti c'ha l'FC Castello, insomma, però purtroppo stanno col Covid, è così, Fabio, dai. È così. E allora noi cominciamo a vedere i servizi di questo campionato, anzi il servizio di questo campionato. Irene. Vediamoci Arna Magione 1-1, commento Leonardo Schiavoni. Campionato di promozione girone A, la 26esima giornata, si affrontano l'Arna ed il Magione. È uno scontro molto importante, poiché entrambe le squadre cercano punti pesanti per provare a risalire la classifica. L'Arna vuole uscire dalla zona playout, il Magione vuole invece risalire dall'ultima posizione. Non sono distanti le squadre che gli stanno davanti, e quindi c'è ancora speranza di salvezza. Completo nero con rifiniture arancio per l'Arna, completo bianco-verde per il Magione. Comincia l'incontro. Prima occasione per l'Arna sui sviluppi di un corner, la girata di testa che termina però sul fondo. Ci provano poi ancora i padroni di casa, deve qui smanacciare Massarelli in corner. Inizio deciso dell'Arna, prova a farsi però vedere anche il Magione con Keorfi che allarga sulla sinistra, il cross in mezzo e arriva l'autogol da parte della difesa dell'Arna. 1-0 per il Magione. Sul cross di Camesin si portano avanti gli ospiti, prova poi a reagire l'Arna, si salva in qualche modo la difesa del Magione, ancora padroni di casa che si rendono pericolosi, ci prova col sinistro Ciacci, pallone che termina largo, poi calcio d'angolo ancora per l'Arna, la girata di testa che termina ancora sul fondo, l'Arna che crea molto ma è impreciso, qui gran parata da parte però del portiere dell'Arna Cosimetti su un calcio di punizione. Magione vicino al raddoppio, ci prova ancora l'Arna, ancora con Ciacci, palla che termina sul fondo.
cerca disperatamente il pareggio, Larna prova qui a girarsi in area di rigore, Boschetti viene chiuso, pallone che rimane ancora buono per i padroni di casa, grande chance, ma colpo di testa viene mancato da parte di Ciacci. Si rimane dunque 1-0 per il Magione all'intervallo, ospiti in vantaggio grazie a un autogol. Larna che ha creato di più, non è riuscita a trovare la via del gol. Nella ripresa il Magione cerca il raddoppio con Larna che si sbilancia in avanti alla ricerca del pareggio, ci prova qui la conclusione sull'esterno della rete, grande chance per Larna, ma ancora il Magione che in contropiede vuole rendersi pericoloso, qui non riesce a sviluppare un'azione in superiorità numerica. Poi ancora Larna, qui manca il colpo di testa vincente, Ciacci solissimo in area di rigore, ci prova ancora Larna sui sviluppi di un corner, pallone che resta lì e la zampata vincente è di Taffini per il pareggio dell'Arna, 1-1 col Mancino, il numero 3 pareggia i conti. Arriva poi un'espulsione per Doria, l'allenatore del Magione, per proteste, ci prova ancora Larna che vuole adesso vincerla, deve smanacciare in qualche modo Massarelli, ancora Larna che ha la chance per portarsi in vantaggio con Boschetti, dribbling in area, l'appoggio arretrato, la conclusione che viene respinta due volte da Massarelli, strepitoso doppio intervento su Ciacci, incontro che termina dunque 1-1. Allora, risultato secondo me giusto, l'1-1, primo tempo siamo andati bene, il secondo tempo siamo un po' calati, colpa anche sicuramente gli infortuni che in questo periodo non ci aiutano, recuperiamo un giocatore e ne riperdiamo due, purtroppo un campo difficile, questo è un fortino, loro hanno fatto tantissimi punti, qua siamo contenti a metà, però riportiamo questo punto a casa e ci prepariamo per il Ventinella domenica prossima. Innanzitutto oggi si affrontavano il ritorno delle due neopromosse del girone, perché sia il Magione che noi siamo le due neopromosse di questo campionato e quindi è stato un piacere rincontrarli dopo la cavalcata che facemmo in prima categoria quando l'anno che siamo promossi entrambe, l'anno del Covid appunto, e oggi là questa partita è stata particolare, un po' condizionata dal vento dal mio punto di vista, abbiamo fatto un po' tutto noi, abbiamo fatto il primo gol sul rinvio del portiere, abbiamo spizzata una palla lì indietro, poi non contenti abbiamo fatto anche autogol, quindi poi da lì è diventata una partita un po' particolare, loro hanno spezzettato giustamente molto il gioco, hanno abbassato i ritmi e noi abbiamo continuato a sbagliare gol, ne hanno contati almeno 6-7 importanti, clamorosi, un paio anche dopo l'1-1, l'ultima un'azione clamorosa, neanche l'ho vista bene ma ho contato almeno 3 tiri dei nostri, non so se hanno parato il portiere, hanno deviato di loro. Il calcio è così, la devi mettere dentro, se la metti dentro perdi o se va bene pareggi, quindi niente. Io ho visto questa, una partita quasi a senso unico, ma abbiamo sbagliato i gol. Complimenti a loro che so che sono in difficoltà, lottano e vendono la cara alla pelle, quindi bravi loro che fanno il loro. Ecco, io vorrei, prima di passare al girone B, fare rinnovare i complimenti a Guazzolini che sta trasformando questa pietra lunghese, ieri 5-0 ai danni del Piccioli, e chissà, non ce ne voglia l'allenatore di prima, se fosse avvenuta la guida tecnica con almeno il cambio con un mese d'anticipo, chissà che questa pietra lunghese, che mi pare che con Guazzolini è imbattuta, se non erro, avesse potuto fare un campionato diverso. Andiamo invece al girone B con i risultati, Rene. AMC 98, Superga 48, 2-1. Amerina Guardea 0-1. Athletic Bastia Montecastello Vibio 2-2. C4, Terni Est 3-1. Clitunno Romeo Menti 1-0. Giulia Spello Viole 1-1. Montefranco Visfoligno 0-2. Petrignano Campitello 0-1. San Venanzo Todi 2-0. In testa primeggia con 66 punti la C4. A seguire 58 Terni Est, 51 Guardea, 48 San Venanzo, 45 Campitello, 41 Amerina, 39 punti Clitunno, 38 Athletic Bastia, 34 Visfoligno, 27 Giulia Spello, 26 Viole, 25 punti troviamo Superga 48 e AMC 98, 24 punti troviamo Montefranco, Todi e Petrignano, 21 punti per Romeo Menti e chiude Montecastello Vibio 17. Allora, dopo che ieri praticamente è finito il campionato, Irene, io direi di andare a vedere subito il servizio della partitissima e dopo lo commentiamo, ne abbiamo anche altri di servizi.
Diamoci C4 Foligno, Terni Est 3-1, commentato da Carlo Biagioni. E alla fine eccolo qua, è arrivato il big match a Sportella Marini. Ambedue le squadre domenica scorsa hanno sconfitto gli inseguitori 0-1 al Guardea e 3-1 al San Venanzo. La C4, statistiche alla mano, è il miglior attacco, la miglior difesa, il maggior numero di vittorie, il minor numero di sconfitte, ma Terni Est è seconda in classifica, distanziata di soli 5 punti. Allora chi vince oggi? Vince tutto. E big match anche tra capocannonieri, i 18 gol di Cola contro i 17 di Tozzi Borzoi. Intanto un primato, il più importante, quello della solidarietà. La C4 ha donato una lavagna interattiva multimediale al plesso scolastico di Valtopina. 18° minuto, partenza razzo Terni Est, calcio piazzato, lo batte Fabris, arriva in corsa di Anda, si inserisce tra Pallotta e Campagnacci, supera quest'ultimo e gol 0-1. Ancora pericolosa al 25° con Donati, tra Matarazzi e Carocci c'è l'attentissimo Pallotta. Arriva il 40° minuto, lancio lunghissimo a saltare il centrocampo, Campagnacci si fa scivolare il pallone dalle spalle, lotta contro Dianda e Cossu, palla vagante in area, Cola contro Gentileschi, accorre anche Cejas, seconda giravolta di Cola, li dribbla tutti e quattro, è il gol dell'1-1. Si ricomincia da capo. Secondo tempo, al 5° minuto, ancora Cola, potrebbe raddoppiare, pasticcio al centrocampo, intercetta il pallone per Gentileschi che non lo riacchiappa più, a sua discolpa c'è il vento molto forte. Quarantaduesimo minuto, calcio piazzato, lo batte Fattorini, va giù Cavitolo in area per il tuffo di Cola, mentre si guardano Leopoldi, Cossu e Gaggiotti. È il 2-1 per C4. 46° minuto e calcio piazzato, lo batte Rossi, saltano tutti, non la prende nessuno, neanche Braccai. È il risultato finale ai cerchini di Foligno, C4 batte Terni Est 3-1. Fammi una domanda, perché sennò... No, la domanda è se sei contento di essere arrivato prima. No, allora la domanda se sono contento di essere arrivato primo, rispondo no, perché siamo primi attualmente a 8 partite dalla fine di questo campionato bellissimo, ma ancora un po' per scaramanzia, ma un po' perché il calcio è imprevedibile, abbiamo visto l'Italia, quello che è successo in settimana, quindi può succedere di tutto. Certamente, come avevo detto ai ragazzi, era una partita dal triplice risultato, in caso di sconfitta saremmo restati primi, con un aspetto psicologico a favore del Terni Est, in caso di pareggio sarebbe stato un risultato buono per noi, ma la partita sinceramente l'abbiamo preparata per questi 3 punti che sono arrivati e finalmente cominciamo a vedere la vetta, questo sì lo posso dire. Complimenti ai miei ragazzi perché mi hanno regalato un'emozione unica, da quando li ho visti dentro lo spogliatoio che abbiamo parlato avevo la consapevolezza che oggi ce la potevamo fare, abbiamo preso quel gol fortuito sul calcio da fermo e probabilmente non meritavamo, poi il secondo tempo siamo venuti fuori e quindi grazie di cuore a tutti, scusate un po' la voce, sono emozionato, ci vediamo alla prossima. È stata una partita complicata, lo sapevamo, uno scontro diretto decisivo a questo punto della stagione. È chiaro che venivamo onestamente con un po' d'ottimismo, visti gli ultimi risultati, e abbiamo trovato un avversario forte, ma era chiaro, lo sapevamo, lo diceva la classifica, lo dicevano i risultati. È stato un primo tempo equilibrato, abbiamo trovato il gol, siamo stati poco fortunati probabilmente nel subire il pareggio proprio all'ultimo minuto sul recupero del primo tempo, e quello magari ha cambiato il decorso della partita, poteva essere diverso. Allora Giacomo, campionato finito, penso che si può dire, sì. No? Non sì. Credo che una corazzata come la C4 possa perdere 8 punti. No. Questo è l'anno della C4, meritatamente. Peccato perché se ci fossero 2 posti a disposizione anche il Terni Est meriterebbe... Bisogna sentire il Cannara, che ne pensi. Esatto, proprio questo. Io spero che il Cannara... Ecco, bravo.
Allora vorrei dire ai giocatori del Cannara, ricordatevi una cosa, avete una grande responsabilità. Una, salvare la vostra squadra d'appartenenza, e due, dare l'opportunità alle altre società umbre che stanno lì a sperare, a tifare ogni domenica per voi, per poter poi beneficiare dei vostri risultati. Quindi ricordatevi questo, avete una grande responsabilità, voi del Cannara. Bene, allora, per quanto riguarda, abbiamo detto, questa partita decisa, come abbiamo visto, da soprattutto Cola, che fa la differenza, insomma, in queste categorie. Per il resto vince il San Venanzo. Guarda, è uguale, rimane tutto. Torna uguale. Però a vincere anche il Campitello, cosa importante, sì, dopo alcuni passi falsi, sì, mentre vittoria del MC 98 sulla Superga in chiave play out, Superga coinvoltissima adesso della lotta per i play out. Io direi di andarci a vedere gli altri due servizi di questo girone, Irene. Diamoci San Venanzo Todi 2-0 commentato da Fabio Miattelli e Athletic Bastia Monte Castello Vibio 2-2 commentato da Leonardo Schiavoni. Val San Venanzo, il derby di questa domenica del campionato di promozione Girone B, vincono i locali per 2-0 al Pan Bianco, locali in maglia rossa contro il Lettoni in completo blu. Partita che il San Venanzo metterà, come vedremo tra poco, subito in chiaro parecchie le azioni offensive della squadra di casa, a partire da questa con un'azione di Cavalletti che si ferma, poi tocca indietro per la corrente Fausti, la conclusione in alta. Calcio d'angolo per il San Venanzo, palla che sfila sul secondo palo, clamorosa l'opportunità sbagliata dalla formazione in maglia rossa. Alleggerisce la pressione del Todi con questo colpo di testa che termina alto, poi ancora l'azione di Cavalletti che chiude troppo il diagonale, ma è proprio lui che si rifà poco dopo, scattando praticamente, soffrendo di un errore della difesa del Todi, ed infila al 24esimo il gol dell'1-0, San Venanzo 1, Todi 0. Dunque esultanza meritata da parte di Cavalletti, e ci prova invece sul fine di tempo il Todi, che recupera il pallone con la possibilità di conclusione da parte di Ongamanga, però controlla bene la difesa del San Venanzo. Finisce dunque la prima frazione con il vantaggio minimo della formazione di casa. Andiamo dunque alla ripresa che si apre, guardate con quale errore. Sembra un normalissimo alleggerimento, il portiere Prescuttini la combina grossissima, lasciando a Matteo Fausti la possibilità al 12esimo di chiudere in realtà la partita con il sinistro a porta completamente vuota. Poi sentiremo l'insoddisfazione per questi errori anche da parte del tecnico del Todi, Ettore Turchi, ai nostri microfoni. Prova ancora il San Venanzo, non pago, e del 2-0 bella l'azione della squadra pallone di casa con Conti, il tocco per Cascianelli, poi la conclusione di quest'ultimo, la parata stavolta di Prescuttini in due tempi. Espulsione dalla panchina per il Todi, un giocatore allontanato dal direttore di gara, facile capire che sia per motivi legati a delle proteste. Chiede spiegazioni, vedete, il giocatore del Todi, ma l'arbitro abbastanza irremovibile glielo dice più volte all'espulso di allontanato. Bella l'azione del Todi con questo destro che termina alto sopra la traversa, invece sull'altro fronte sempre Cavalletti a seminare scompiglio, a mettere indietro per il neo entrato Mommi la sua conclusione, che viene parata dal portiere che parzialmente si riscatta. Non ha invece grandi problemi Taddei sull'altro fronte a suggellare il risultato finale. Arriva il fischio del direttore di gara, San Venanzo batte Todi 2-0. Ma sì, è stata una partita che penso sia facilmente analizzabile, nel senso che credo il 2-0 rispecchia quello che è alla fine, diciamo, quello che si è visto in campo. E noi abbiamo avuto più opportunità per fare gol e siamo riusciti a sbloccare il risultato il primo tempo, siamo andati al riposo in vantaggio, poi il secondo tempo non siamo nemmeno rientrati benissimo, però diciamo l'episodio del secondo gol ci ha spinto bene in avanti per portare a termine la partita. Poi tra l'altro ultimamente eravamo stati rimontati in varie occasioni, quindi
Questa volta siamo stati bravi a controllarla e a portarla in porto e arrivare a 3 punti. La partita compromessa da situazioni nostre un po', diciamo, un po' sgradevoli dal punto di vista nostro, nel senso che abbiamo commesso degli errori purtroppo troppo gravi contro una buona squadra. Noi credo che dalla parte nostra non ci possiamo permettere questi errori così macroscopici, perché poi comunque le difficoltà già ce le abbiamo, se ce le creiamo anche da soli diventa ancora più difficile. Dal punto di vista della partita, i ragazzi credo che hanno dato tutto, siamo stati bene in campo, abbiamo fatto il nostro, però chiaramente condizionati da quello che abbiamo combinato da soli. Campionato di promozione Girone B, è la 26ª giornata, si affrontano l'Atletic Bastia e il Montecastello Vibio. Atletic Bastia che cerca punti per avvicinarsi alla zona playoff. Montecastello Vibio ultimo in classifica, tenta una rimonta insperata su un campo ostico, completo bianco-rosso per i padroni di casa, bianco-blu per gli ospiti. Incontro che comincia da subito l'Atletic Bastia a farsi vedere in avanti, conclusione strozzata qui da parte di Paparelli con un pallone che termina sul fondo. Ci provano ancora i padroni di casa, prende iniziativa Pensa che mette in mezzo, pallone che arriva tra le braccia di Pezzanera. Attacca ancora l'Atletic Bastia, ancora una girata sul fondo questa volta da parte del numero 9 Lombardi, poi lanciato a rete, 1 contro 1. Paparelli spreca tutto, la parata da parte di Pezzanera che tiene il risultato sullo 0-0. Grandissima chance per l'Atletic Bastia. Montecastello che vuole provare a rispondere, l'azione di Perugini che mette in mezzo per Gammaidoni, anticipato sul più bello, grandissima chance anche per gli ospiti. C'è stato il salvataggio della difesa dell'Atletic Bastia che continua poi ad attaccare. Qui gran giocata in area di rigore da parte di Aruna che rientra e calcia con il destro, il suo tiro però viene respinto. Azione prosegue, l'Atletic Bastia continua ad attaccare ancora con Pensa che entra in area di rigore, poi il campo però finisce e si perde sul fondo. Montecastello sviluppa un'azione dalla destra con un cross in area di rigore, l'anticipo, la palla rimane lì, il cross in mezzo, il colpo di tacco da parte di Gammaidoni che porta avanti il Montecastello Vibio, 1-0 per gli ospiti. Grandissimo gol di Stefano Gammaidoni di tacco, fa 1-0. Difesa dell'Atletic Bastia sorpresa su questo cross dalla destra, è arrivato il gol del numero 9. Non ci stanno però i padroni di casa, provano subito a reagire con Aruna, l'appoggio all'indietro per Lombardi che però calcia malissimo, pallone sul fondo. All'intervallo dunque 1-0 per il Montecastello. Nella ripresa vuole provare subito a raddoppiare, ci prova il neo entrato e la Bidi che mette in mezzo, il tiro poi dalla lunga distanza da parte di Lesandrelli, pallone che termina alto. Attacca anche il Bastia, Battistelli in area di rigore, mette in mezzo, l'uscita bassa da parte di Pezzanera che fa su il pallone alla ricerca del pareggio Atletic Bastia. Montecastello invece cerca il raddoppio, qui altro lancio sempre per Elabidi che si presenta in area di rigore e viene chiuso al momento del tiro. Ottima chance ancora per gli ospiti. Bastia si getta in avanti alla ricerca del pari, qui cross lunghissimo sul secondo palo, la palla che sbuca sul secondo, finta e sinistro in rete da parte di Battistelli. 1-1 il pareggio da parte dell'Atletic Bastia col gol del numero 19 entrato in campo a fine primo tempo, e dunque tutto in parità 1-1. Poi qui clamoroso errore della difesa dell'Atletic Bastia, pallone regalata al Montecastello, il tocco per Elabidi tutto solo in area di rigore col mancino, il suo tiro viene incredibilmente salvato in calcio d'angolo da Calabrese sulla linea di porta. Chance colossale per il Montecastello,
Però poi sugli sviluppi del calcio d'angolo, ancora colpo di testa vincente, il gol del 2-1 da parte di Marrano. 2-1 per il Montecastello, che torna incredibilmente in vantaggio sul calcio d'angolo. La zuccata vincente da parte del numero 4 della Tibastia, che non ci sta e ancora si fa vedere in avanti, sempre con Battistelli. Palla che rimane lì, conclusione debole, bloccata senza problemi da Pezzanera. Montecastello vuole chiudere i conti, tiro da lontanissimo che sfiora il palo, un brivido per la porta difesa da Lorenzetti. Tanti gli spazi poi ancora per il Montecastello, qui tutto solo davanti al portiere, spreca sciaguratamente Perugini una chance incredibile per chiudere la partita, e allora Teti Bastia ne approfitta e trova il pareggio 2-2, il risultato finale. Con in gol il numero 5 calabrese. Difficile trovare le parole in questo momento. Diciamo, a conferma dell'annata che stiamo trascorrendo, passando tutti quanti, anche oggi abbiamo avuto conferma che la buona sorte a volte bisogna anche sapersela meritare, però insomma domenica abbiamo preso il gol del 2-1 sempre all'ultima manciata dei secondi su un calcio d'angolo con un doppio rimpallo, e oggi abbiamo preso il 2-2 con la stessa caratteristica, dopo aver dilapidato due o tre volte un contropiede 3 contro 1 davanti alla porta. Quindi evidentemente i limiti ci sono, non sappiamo gestire le partite, pecchiamo troppo di gioventù, ed è un peccato, però anche oggi abbiamo dimostrato di essere vivi, e fino a che ce la facciamo tiriamo avanti e andiamo a battagliare tutte le domeniche. Certo, questi sono due punti di platino che abbiamo lasciato sul terreno, e quindi c'è poco da fare, si deve dimenticare e ricominciare la domenica. La partita, come dicevo adesso col mister Cruccolo, la partita che si può riassumere in due momenti, un po' condizionata dal vento. Primo tempo, secondo me, prima mezz'ora non giocata benissimo da nessuna delle due, dove però ci siamo mangiati veramente 3 gol clamorosi e ci siamo ritrovati sotto al 45esimo sull'unico tiro sporco preso praticamente. Il secondo tempo siamo ripartiti bene, poi noi dovevamo recuperare, loro ci hanno avuto sinceramente almeno 2 palle per chiudere la partita, però non ci siamo fermati, perché io penso che il calcio non ti deve fermare, perché finché non fischia l'arbitro non è finita la partita. Oggi al 50esimo abbiamo segnato, altre partite al 50esimo ci abbiamo perso o pareggiato, è un po' la legge del calcio. Ai miei ragazzi posso dire solo grazie, perché anche oggi in una giornata un po' storta, comunque fino all'ultimo non hanno mai mollato, e faccio complimenti all'allenatore del Montecastello per la sportività anche nell'intervista, per come è andata la partita. Vi ricordo che questa puntata è offerta da Caciotto Group. Intanto noi andiamo in pubblicità, a tra poco. Dov'è Inge Leinvölkers? La domanda è semplice, ma la risposta si trova forse nella bellezza. O forse a metà tra esperienza e professionalità. O più semplicemente nella storia che attraversa questo paese, scandita da panorami che si susseguono, giorno dopo giorno, in una danza senza tempo. Più di 70 agenzie, oltre 1000 professionisti. È qui, proprio dove vi serve, il network immobiliare di qualità più diffuso in Italia. Noi siamo Inge Leinvölkers. L'azienda agricola Poggio Santa Maria nasce da una passione innata per la terra e la natura e dall'intensità dell'amore per questi luoghi. Il nostro progetto è di trasmettere con entusiasmo agli ospiti quelle tradizioni familiari in cui abbiamo sempre creduto, oltre all'amore per questo territorio.
L'agriturismo Poggio Santa Maria si trova su una splendida collina al confine tra Umbria e Toscana e che gode di una stupenda vista sui laghi di Chiusi, Trasimeno e su tutta la Val di Chiana senese. Da quest'estate attiva la nuova cantina con sala degustazione e convegni. Una location fantastica dal panorama mozzafiato per degustazione ed eventi indimenticabili. L'azienda agricola Poggio Santa Maria produce olio DOP e vino DOC dalle eccellenti qualità. Siamo attivi su tutta la filiera, dall'attività agricola di coltivazione fino alla commercializzazione del prodotto, direttamente al consumatore. L'azienda agricola Poggio Santa Maria di Massimiliano Marchetti è in via Villa Cartoni 30, Castiglione del Lago, Perugia. L'impresa edile Antolini Costruzioni di Tavernelle Perugia conta oltre 30 anni di attività, con competenze tecniche tali da operare in edifici civili e industriali, ma anche rifacimenti, restauri, manutenzioni varie. L'impresa si pone come valido interlocutore per la realizzazione e la vendita di immobili di prestigio destinati a un mercato nazionale ed internazionale. Impresa edile Antolini. Abitare è un atto di suprema ispirazione. A Perugia c'è Anytime Fitness, la palestra dove troverai un ambiente stimolante e dei personal trainer qualificati. Tutti gli associati ottengono consulenza iniziale gratuita e personalizzata. L'iscrizione comprende l'accesso a più di 4.900 palestre in tutto il mondo, aperte H24. Il nostro staff è preparato a sostenerti nel tuo percorso fitness. Ad Anytime Fitness offriamo training e corsi personalizzati assieme agli strumenti giusti per tenerti motivato. Ma Anytime Fitness è anche Paddle, l'appassionante sport del momento. Sul suo campo divertenti partite ma anche corsi personalizzati per chi vuole cimentarsi. Vieni in via Sette Valli 326 a visitare il nostro club. Chiama il 379-116-9529 per un appuntamento. Torna a Perugia il vero gusto italiano. Tornano i piaceri della tavola e i sapori della cucina tradizionale. Il ristorante pizzeria La Dolce Vita ti aspetta in via Gerardo Dottori 42. Anche la pizza buona come una volta. Prenota ora un tavolo nella nostra terrazza estiva con vista panoramica su Perugia. Al ristorante pizzeria La Dolce Vita anche gustosissimi piatti a base di pesce fresco. Prenota al 348 1514 305. Logica è il tuo partner per la gestione dei magazzini. Con la nostra esperienza siamo in grado di gestire completamente il magazzino, dalla movimentazione delle merci sino ai carichi. Sinergia, centro medico e fisioterapico, presente a Perugia dal 2006. Offriamo servizi di fisioterapia e riabilitazione, visite specialistiche, esami diagnostici, polisonnografia e un sostegno psicologico per bambini e genitori. Il nostro obiettivo è prenderci cura dei nostri pazienti e soddisfare le loro esigenze, instaurando un rapporto fondato sull'ascolto e sulla fiducia e garantendo qualità elevata e massima assistenza, con il sussidio di tecnologie all'avanguardia che permettono la migliore esperienza di cura con tempi di attesa rapidi. Chiama lo 075 517 2044. Tutti insieme siamo una famiglia. Lo siamo sempre stati e continueremo ad esserlo, mettendo le persone al centro. Dormi da Re, a Perugia, in via Sette Valli 326/D. Dormi da Re è un'azienda che offre soluzioni per dormire con il massimo comfort.
Nel punto vendita di Perugia un'ampia scelta di materassi, reti letto, guanciali e letti, inoltre divani, poltrone relax e sedie ergonomiche. Tutto in un'ottica di orientamento al benessere, non solo durante il riposo ma nella vita quotidiana. Consegna direttamente al cliente capillare assistenza post vendita. Dormi da re. Devi alzarti ogni mattina con determinazione se vuoi andare a dormire con soddisfazione. Ristorante da Damiano a Bettona, Perugia, situato nella piazza principale accanto al municipio. Presenta un ottimo menù di carne, di pesce, specialità umbre. Servizio rapido e cortese. Ristorante da Damiano Bettona, chiama per prenotare lo 075 9869 574. Irene, che cos'è questo? Chi è che ce la offre questa puntata? Questa puntata è sponsorizzata da Caciotto Group. Vogliamo ricordare che sono anche ad Umbria Fiere? Oh, certo. Da quando? Dal primo al 3 aprile. E quindi? Quindi tienlo in considerazione la sua gentilezza. Quindi dobbiamo invitare tutti i telespettatori, chi è interessato, a recarsi a Bastia, dove è attualmente, non mi viene la parola, è presente l'Umbria Fiere, e quindi c'è anche il gruppo di Caciotto. Ma vai, oggi forse pioverà nei prossimi giorni. Bene, andiamo al campionato di prima categoria, girone A. Partiamo dunque da questo campionato, dove era in programma il derby che tra poco andremo a vedere. La Virtus San Giustino strapazza 3-0 l'US San Giustino, che pensate ha fatto solo 2 punti in questa stagione. Il Padule San Marco, voi direte, ha perso? No, non ha perso, perché ieri ha battuto per 2-0 il Ponte Pattoli e ancora a quota 0 sconfitte in questa stagione. Per quanto riguarda la zona playoff, il Real Padule perde, ma bella vittoria appunto nello scontro diretto del Monte Castelli, che adesso accorcia a sole 3 lunghezze la possibilità appunto di centrare questa lotteria dei playoff. Il Calzolaro batte il Promano e vince la 10ª partita su 11 tra le mura amiche. Andiamo a vedere il servizio che dicevamo del derby. Vediamoci lo scontro tra Virtus San Giustino e San Giustino 2-0, commentato da Fabio Miattelli. È giornata di derby a San Giustino tra la formazione di casa in maglia giallorossa della Virtus e l'US San Giustino, destini completamente opposti, ultima in classifica la squadra che oggi gioca in trasferta, ovvero l'US, seconda invece la Virtus, che con questa vittoria fa 13 per quanto riguarda il massimo risultato in questa stagione. Sono 46 i punti della Virtus San Giustino. In pratica è un monologo della formazione allenata da Augusto Mancini, che si presenta subito con un gran sinistro da parte del numero 9 Boncompagni, parato dal portiere Minelli. Ancora i padroni di casa, il tiro cross deve metterci fu l'ennesima pezza iniziale Minelli, poi Boncompagni comunque sulle file del fuorigioco, attento il numero 1 ospite, e dice di no. Non può invece dire di nuovo al vantaggio di Boncompagni. Al 26esimo calcio in angolo spetta il numero 9 e fa 1-0, andando a festeggiare con i compagni, raccogliendo dunque il supremazia evidente. Arriva ben presto però il gol del raddoppio, ed è anche una bella azione, l'incursione di Martini, la palla in mezzo, un primo controllo e poi per Tariq Atif, classe 89, è facile spingere di sinistro in rete il 2-0. Eravamo
al 36esimo. Con questa azione finisce il nostro montaggio per quanto riguarda il primo tempo. Con le immagini ci portiamo invece alla ripresa. Calcio d'angolo, ma piuttosto ferma la difesa dell'OS San Giustino. Allora il destro che termina alto. Ancora la squadra di casa che gode di corsie preferenziali importanti in questa occasione. È sfortunato. Tarik Kakif e la palla termina fuori. Come termina fuori questa conclusione di pochissimo sopra la traversa, colpisce la parte alta della rete. Ancora Virtus San Giustino, palla in mezzo, troppo alta. Anche in questo caso colpisce l'esterno della rete. Arriva ancora un'altra opportunità. Palla in area di rigore, controllo, bella la girata da parte di Boncompagni, palla alta sopra la testa. Poi c'è un'espulsione. L'arbitro dell'incontro decide di espellere un giocatore dalla panchina, probabilmente il portiere di riserva Valenti, ma è quello almeno che vediamo da lì. Come vediamo, un intervento falloso in area di rigore, penalty concesso dal direttore di gara, va sul dischetto Bondi e trasforma al 28esimo la rete del definitivo 3-0. Poi nel finale altra opportunità per la Virtus, finisce 3-0 come abbiamo detto per la Virtus San Giustino. Adesso sentiamo il vice allenatore Antimo dei padroni di casa, il dirigente Belloni e Iotti. Il risultato è chiaro, la partita è stata giocata in alcuni frangenti bene da parte nostra, ancora bisogna migliorare per quanto riguarda la gestione della partita in alcuni momenti, la strada è ancora lunga, ci sono molte partite da qui alla fine e tenteremo di fare il tutto per arrivare almeno nelle prime posizioni che ci possano consentire di sputare i playoff nel miglior modo possibile. Parla chiaro il risultato, 3-0 per la Virtus. Una squadra, la Virtus, quella costruita per vincere il campionato, ha fatto tutti i 90 minuti, vittoria meritata, ma io sono qui a ringraziare i miei giocatori, ai ragazzi che vanno a comporre tutte le domeniche, i 20 che scendono in campo, perché stanno davvero facendo dei sacrifici immani e stanno portando avanti questa società che è una storia leggendaria, da oltre 47 anni che siamo in vita. Abbiamo passato questi 2 anni di pandemia, siamo riusciti ad iscriverci, siamo tornati in prima categoria, siamo tornati a fare un derby con la Virtus San Giustino dopo 18 anni. I nostri derby, guarda, l'abbiamo già vinti. Combattutissimo già come il girone B invece del campionato di prima categoria, dove ci sono due squadre che se la stanno un po' menando a distanza, la Vis Nuova Alba e il Santa Sabina, ma ancora non è una lotta ristretta solo a loro due, perché c'è il Papiano Sant'Orsola 40, Passignano, come vedete dalla grafica, 39, Torgiano 37, via larga però certo. No, il Madonna, ieri il Papiano ha perso 2 punti in casa, quindi sì, è sempre lì, però secondo me la sfida è fra il Santa Sabina e la Virtus e la Vis Nuova Alba, secondo me. Ieri entrambe vincenti. Ieri ne ha fatte le spese il Torgiano, grande realtà, poi noi più avanti faremo anche un servizio sul settore giovanile del Torgiano, che è ripartito, se tu ci pensi poi il Torgiano è ripartito da qualche anno, perché ha un po' raccolto le ceneri di chi in passato l'ha distrutta il Torgiano, perché il Torgiano, se ben ricordate, era in Serie D, è società molto, molto importante, però qualcuno ha avuto la bellissima idea di rovinarla, e fortunatamente adesso Mario Mincigrucci insieme a Enzo Rossi l'hanno rimessa in piedi, quindi ci può stare. Ho visto molto attaccamento ieri a Santa Sabina da parte dei dirigenti, mi ha fatto piacere molto. Ci può stare la sconfitta del Torgiano, perché giocavano in casa di un Santa Sabina che tra l'altro ho visto un bel Torgiano, sono stato io, ho visto veramente un bellissimo Torgiano, quindi non ci inventiamo nulla. E per quanto riguarda invece i complimenti, sta settimana per forza lo Spina, che addirittura batte per 2-0 il Vitellino e adesso entra in zona play-out, lasciando all'ultimo posto l'Ammeto. Peccato il Vitellino, perché il Vitellino ha un grande presidente che è Michele Saporito, che secondo me lui è uno di quei personaggi
che il presidente Marchetti dovrebbe far tornare a Castiglion del Lago, perché Michele Saporito ha fatto del bene a Castiglion del Lago, è attaccato a questa società, quindi io, caro presidente, in qualche modo lo richiamerei. Sì, e tra l'altro va spesso più a vedere il Castiglion del Lago che il Vitello. Sì, perché lui è innamorato, capito? Lui è fidanzato con una, però va sempre a vedere la sua ex fidanzata. Ecco, torniamo ai fidanzamenti. Ecco, capito. Allora, adesso vediamoci una coppia di servizi molto importanti, perché Irene, sono le due battistrada di questo girone. Visnuova Alba, capocavallo 1-0 commentato da Leonardo Schiavoni, e Santa Sabina Torgiano 2-1 commentato da Fabio Miattelli. Campionato di prima categoria girone B, 22esima giornata, si affronta la Nuova Alba capolista con 42 punti ed il capocavallo a metà classifica quota 26. In completo bianco i padroni di casa, completo nero per gli ospiti. Comincia l'incontro, prova subito a farsi vedere Nuova Alba con un cross da parte di Jenny più sul secondo palo. Non riesce però a rimettere il pallone in mezzo Bagnetti, ci prova ancora la Nuova Alba, un calcio di punizione viene sventato dalla difesa del capocavallo. Anche gli ospiti finalmente si fanno vedere dalle parti del portiere Sorbaglioli. Ci provano qui sulla sinistra con l'azione personale da parte di Burzigotti. Sul tiro cross però termina sul fondo. Ancora capocavallo in avanti, sempre con Burzigotti. Arriva il traversone, viene messo fuori dalla difesa del Nuova Alba, che ci prova poi un calcio di punizione, pallone che viene allontanato in qualche modo dalla difesa del capocavallo. Nuova Alba insiste, ci prova, grande azione qui sulla sinistra da parte di Taddei, il cross, la palla che si impenna nel rigore, la spizzata di Bagnetti viene però bloccata da parte di Dorillo. All'intervallo è dunque 0-0, non si sblocca la partita. La ripresa, ci prova il capocavallo, cross in area di rigore, colpo di testa, deve intervenire Sorbaglioli che fa su il pallone in tuffo. Ci prova poi ancora Nuova Alba, altro lancio in profondità, l'uscita senza problemi di Dorillo. Poi un calcio d'angolo per i padroni di casa, il pallone che arriva, ancora Dorillo che fa su il pallone. Passano i minuti, la partita non si sblocca. Nuova Alba che deve vincere per rimanere in testa alla classifica. Qui si accende anche poi una mischia per un colpo subito da parte di un giocatore del capocavallo. Calcio di punizione per Nuova Alba, ci prova Bagnetti, Dorillo accompagna il pallone sul fondo. Fine, Nuova Alba trova la zampata vincente con Gian Domenico Bagnetti che batte Dorillo in uscita, tocco morbido all'angolino. 1-0 per il Nuova Alba, gol importantissimo sempre di Bagnetti. Capocavallo prova a rispondere, protesta qui per un presunto fallo di mano su un calcio di punizione, non c'è nulla secondo l'arbitro, è il fischio finale. Nuova Alba batte Capocavallo 1-0 e rimane in testa al campionato. Partita sofferta contro un ottimo avversario, abbiamo giocato meno bene del solito, però dobbiamo essere consapevoli che se vogliamo arrivare in fondo dobbiamo portarvi anche le partite così, non giocando bene. Comunque ecco, è stata una partita combattuta, non bella, però va bene così, 3 punti è quello che ci serviva. Difficile contro la prima della classe, ovviamente non poteva essere diversamente, partita complicata, loro sono un'ottima squadra, quando a marzo sei primo in classifica c'è poco da dire, vuol dire che i meriti comunque ci sono. Sinceramente oggi il dispiacere è che oggi non hanno dimostrato, magari, cioè meglio, noi oggi secondo me abbiamo fatto una gran partita dove il pareggio era più che giusto secondo me, loro non mi ricordo che ci hanno creato nessun tipo di problema. Però il calcio è anche questo, bravi a loro che sono riusciti a sfruttare, credo l'unica occasione che ci hanno avuto, penso, se non ricordo male, mi sembra l'unica occasione che ci hanno avuto, sono stati bravi a sfruttarla, quindi a calcio si vince anche così, quindi complimenti a loro e niente.
Al Mariotti di Santa Sabina, big match della 22esima giornata tra i padroni di casa, secondi a 41 punti, una sola lunghezza dietro la capolista Vis Nuova Alba e il Torgiano 37 punti al quarto posto in classifica. Tutti ad inseguire, ma anche a consolidare la zona playoff. Dirige la signorina Vanessa Tempesta di Perugia. All'ottavo minuto girata di Paciosi, para facile Bucari. Al tredicesimo ancora Torgiano, incursione pericolosa di Gbollo. Al ventiquattresimo, prima opportunità per il Santa Sabina, Togo perde palla, se ne impossessa Vazzana che fa tutto bene, spreca però in diagonale. Al ventiseiesimo, proteste vibranti del Torgiano per un fallo in aria di Fabbri ai danni di Gbollo. La sensazione è che la signorina Tempesta stia per perdere un po' il controllo della situazione già alla mezz'ora. Al ventinovesimo, diagonale di Piselli, raccoglie Celi, rimpallo ma nulla di fatto. Al 37esimo diagonale para Bucari, il diagonale del Torgiano. Al 42esimo d'angolo nasce la grande occasione per i padroni di casa. Vazzana lascia partire un gran destro, la palla incoccia la traversa e l'opportunità sfuma. Palla di Gbollo per Celi che però non ci arriva. Si chiude senza reti, una frazione combattuta con tante occasioni. Nell'intervallo la società Santa Sabina premia le ragazze dell'eccellenza femminile vincitrici della Coppa Italia, complimenti. Al quarto minuto la gara della ripresa, la gara si sblocca, calcio di rigore per fallo su Bura, va dal dischetto lo stesso Bura e trafigge il portiere ospite per il vantaggio dei ragazzi di Talli. Al diciannovesimo proteste del Torgiano, una palla centro area, Paciosi finisce a terra in un contatto col difensore del Santa Sabina, per l'arbitro si può proseguire. Al sedicesimo bel cross di Etogo, uscita vuoto del portiere di casa ma nessuno ne approfitta. È il prologo comunque al gol che arriva al ventesimo, il pari ospite è un po' anche casuale se vogliamo, tiro cross di Celi da calcio di punizione, Bucari perde la traiettoria del pallone che si infila in rete. Nel Santa Sabina ha il merito comunque di non mollare e al ventinovesimo raccoglie i frutti, c'è una bella azione da rimessa laterale con il solito Bura che deve stavolta facilmente depositare in rete un perfetto cross di Belli. Tre giri di lancette e il neo entrato Cecchetti manda alto da buona posizione. Al 43esimo proteste del Santa Sabina stavolta per un fallo su Cecchetti lanciato a rete, chiedono non solo il fallo ma anche l'espulsione, l'arbitro invece lascia correre, pubblico imbufalito. Dopo 6 minuti di recupero la contestatissima Vanessa Tempesta sancisce la vittoria del Santa Sabina per 2-1 sul Torgiano. Siamo con uno dei grandi protagonisti di questa partita, Leonardo Vazzana, che non ha certo bisogno di presentazioni. Alla fine ha vinto la squadra che ha sfruttato maggiormente le occasioni, cioè il Santa Sabina. Sì, è stata una partita equilibrata. Primo tempo abbiamo avuto più occasioni noi, una traversa, un tiro fuori di poco. Poi il secondo tempo abbiamo sfruttato le occasioni. Era importante oggi, fortunatamente all'inizio della partita Bura ha scagliato un bel rigore e siamo riusciti ad andare in vantaggio. Dopo con la punizione un po' fortunosa, con il vento a favore, sono riusciti a pareggiare. Però penso che alla fine ai punti meritavamo di vincere noi, per quello che si è visto in campo, a parere mio. Però loro sono una bellissima squadra, davvero organizzata, infatti faccio i miei complimenti perché è una delle squadre che in questi 2 mesi che sono in questa categoria è quella che mi ha impressionato un po' di più insieme alla Nuova Alba. Mister Felicetti, forse da allenatore due sono le cose che danno più fastidio, un rientro dagli spogliatoi un po' troppo soft e aver preso un gol da una rimessa laterale. Sì, hai detto tutto bene, nel senso noi abbiamo fatto la partita nostra. Primo tempo penso che abbiamo fatto un bellissimo primo tempo, non è venuto il gol e poi abbiamo preso questo gol su una ripartenza, bravi loro a farla. Abbiamo pareggiato
con una reazione importante da parte della squadra, ma abbiamo preso il secondo gol, come ha detto te, da Polli. Veramente è stata una bellissima giocata da parte loro, poi c'è stata la reazione, ma non siamo stati capaci a concretizzare per portare a casa almeno il risultato positivo. Bene, allora andiamo al girone C invece del campionato di prima categoria, dove, attenzione, coppia al comando. Bevagna e Palazzo sono lì a 50 punti, anche perché il Bevagna è stato sconfitto dalla Real Virtus, complimenti a questa Real Virtus che è squadra ostica per tutti, mentre il Palazzo è andato a pareggiare 0-0 sul campo della Spoleto BM8. Quindi a volte, Giacomo, anche un pareggio, vedi che importanza può avere, no? E domenica mi viene da ridere, perché il Bevagna gioca in casa con Rivo, che, sì, che è in quinta posizione, sì, e il Palazzo gioca in casa col Cerqueto, che è in terza posizione, a distanza di pochi punti. E domenica, secondo me, si potrebbe determinare a prendere un po' di metri, un distanziamento in qualche modo, secondo me, domenica. Adesso vedremo quello che succede domenica. Però domenica, queste sono due partite interessanti che spero che noi avremo in qualche modo. Occhio all'Atletico Gualdo Fossato, che lo vedremo tra poco nel servizio, ha vinto un derby clamoroso al quarto minuto di recupero in contropiede, quindi sono quelle cose che fanno parte del calcio, belle per chi le fa, bruttissime per chi le subisce. Allora, una coppia di servizi rene, poi stacchiamo l'ultimo. Diamoci Cerqueto, Athletic Gualdo Fossato 1-2, commentato da Fabio Miattelli, e Cascia Nocera Umbra 1-1. Va all'Atletico Gualdo Fossato il big match di giornata contro il Cerqueto, gara davvero con tanti spunti iniziali, gara che si deciderà tutta nel secondo tempo con le due reti degli ospiti in divisa rossa, e invece contro il momentaneo pareggio del Cerqueto. Ma una partita da due volti, decisamente meglio giocata anche sul piano delle occasioni dalla squadra ospite in maglia rossa, e invece nel secondo tempo meglio il Cerqueto in maglia celeste. Andiamo dunque subito a vedere i riflessi filmati principali di questa partita, con Fiorucci che batte questa punizione per l'Atletico Gualdo Fossato, colpo di testa alto. Lugni, pericoloso, controlla il pallone, va via di potenza, poi il destro termina fuori, ma qui l'arbitro alza la mano, forse per una posizione irregolare. Tutt'altro che da rimarcare invece il tiro di Fedeli, sembra più un appoggio al portiere Bei. Sull'altro fronte continua invece Lugni ad essere pericoloso, due opportunità per lui in poco tempo, prima grande parata di Bocci, poi ancora il pallone che arriva, il colpo di testa sempre di Lugni, ma sempre sul fondo, e il risultato rimane di 0-0. Momenti di tensione, l'arbitro cerca di stemperarli, però arriva Paoletti che finisce a terra in questa occasione, e si scatenano le proteste dell'Atletico Gualdo Fossato. Guardate la reazione del numero 2 Vannozzi, che è poco stizzita, ma il direttore di gara lascia correre. Altra opportunità per l'Atletico Gualdo Fossato, la conclusione termina alta sopra alla traversa. Tutto qui per quanto riguarda un primo tempo dove l'Atletico Gualdo Fossato probabilmente avrebbe meritato, almeno ripeto sul piano delle opportunità da rete, qualche cosina in più. Invece torna in campo un altro Cerqueto, come sentiremo dal proprio tecnico al termine della gara, e soprattutto a sinistra confeziona le azioni più pericolose. Il colpo di testa viene respinto dal portiere Bei in prima battuta, e poi si accende una mischia con lo stesso Bei che si ritrova in pratica il pallone tra le mani. Arriva invece il gol del vantaggio, palla velenosa persa a centrocampo sul spazio, si infila il numero 10 Scassellati, e al decimo fa 1-0 dalle nostre immagini, nonostante le proteste.
è praticamente impossibile sbilanciarsi e dare un parere. Fatto sta che l'arbitro convalida il gol. La reazione del circuito è veemente perché la palla staziona in area di rigore, poi il colpo di testa da parte di Timpanella, parato facile dal portiere, ma in pratica l'anticamera del gol che arriva sempre da sinistra, il cross, una prima opportunità, poi il pallone rimane lì e il sinistro di Nuti va a suggellare l'1-1, poi Nuti travolge in maniera del tutto fortuita un compagno di squadra dalla contentezza. Il circuito però non sembra pago di aver raggiunto la parità e si scopre al mortifero contropiede al minuto 94 confezionato da Monarchi, subentrato dalla panchina, il bel diagonale di sinistro batte il portiere e può scatenare la festa dell'Atletico Gualdo Fossato. Vedete tutti i giocatori, panchina compresa, con in testa l'autore del gol, che vanno sotto il pubblico, sotto i propri tifosi, a festeggiare. La partita è finita, vince l'Atletico Gualdo Fossato per 2-1 sul circuito. Resta difficile da commentare, purtroppo il primo tempo credo sia stata una partita equilibrata, nel secondo abbiamo giocato pressoché a una metà campo, l'avevamo ripresa, abbiamo avuto due o tre palle gol clamorose, un miracolo clamoroso del portiere loro, purtroppo siamo stati dei polli nel finale perché credo prendere un gol al 94esimo su una situazione di uno contro uno sia una cosa che significa che abbiamo sbagliato troppo e bisogna lavorare meglio un'altra settimana prossima, perché oggi usciamo un pochino con le ossa rotte da questa partita. Allora, innanzitutto voglio fare i complimenti ai nostri avversari perché erano più avanti in classifica, venivano dalla vittoria della Coppa, quindi insomma eravamo consapevoli della loro forza, però allo stesso tempo sapevamo quanto sia noi come squadra che tutta la dirigenza teneva questo derby, ma oltre a questo ci servivano i tre punti, insomma, perché veniamo da un momento un po' in cui avevamo perso un po' di colpi. Campionato di prima categoria Girone C, si affrontano il Cascia di Nocera. Il Cascia in zona play-out, il Nocera in zona play-off. Tre punti in palio dunque per obiettivi opposti per le due squadre. Completo bianco per i padroni di casa, completo azzurro con rifiniture rosse per gli ospiti. Comincia il match, prova subito a farsi vedere il Nocera con una conclusione respinta a terra da Novello. Anche il Cascia ci prova con una conclusione debole, bloccata senza problemi da Micanti. Padroni di casa più pericolosi nel primo tempo. Qui cross dalla destra da parte di Proietti. Manca però l'appuntamento col pallone attaccante del Cascia. Non tantissime le chance in questo avvio di partita, pericolose. Parecchie conclusioni dal limite. Prova a farsi vedere qui il Nocera. Altra conclusione che termina fuori di parecchio da parte di Stefano. Poche dunque le opportunità in zona gol, sia per il Cascia che per il Nocera. Ci prova ancora poi Di Stefano, che rientra, calcia con il destro, la palla che arriva in area di rigore, tentato un tiro che termina sul fondo. Ci prova ancora il Cascia, sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa, la deviazione ancora in corner. Poi guardate che gol si inventa Francesco Medici, a pallonetto dai 25 metri, 1-0 per il Cascia, un gol meraviglioso, sorpreso Micanti, il capitano del Cascia porta in vantaggio i padroni di casa. Nocera che prova una reazione su un tiro cross da parte di Lucarelli, arriva il pareggio, botta e risposta dunque 1-1, ci prova ancora Medici con una conclusione, questa volta il tentativo non è come prima. All'intervallo è dunque 1-1 tra le due squadre.
nonostante siano state poche occasioni da gol, è arrivato un bellissimo gol da parte di Medici e poi il pareggio di Lucarelli. Nella ripresa però le occasioni si affievoliscono ancora di più, sia da una parte che dall'altra. Ci prova la Nocera con un calcio di punizione che termina però sul fondo. Anche il Cascia prova a prendere iniziativa per provare a riportarsi in vantaggio. Qui conclusione dalla lunga distanza da parte di Funari, bloccata però da Micanti. Ci prova ancora il Cascia. Funari in buca per Medici, la palla che rimane buona dal cross da parte di Ciani. Grande intervento ancora di Micanti, doppio anche su Funari, gran parata del portiere del Nocera. Si rimane dunque 1-1. L'occasione più clamorosa però ce l'ha ancora il Nocera, conclusione che sbatte sul palo dalla lunghissima distanza. Si salva il Cascia. Nel finale ci prova ancora il Nocera con un tocco troppo morbido da parte di Zapponi, bloccato da Novello. Risultato dunque inchiodato sull'1-1. Sarà così fino al 90esimo. Un punto a testa. Ma è stata una partita senz'altro equilibrata e loro venivano da un buon momento. Noi stiamo passando un momentino di difficoltà per le tante assenze, però fortunatamente i ragazzi continuano ad allenarsi, ho la Juniores che riesce a darmi una buona mano e andiamo avanti. Siamo una squadra giovane, dobbiamo crescere, speriamo di migliorare domenica dopo domenica. Diciamo sì, la partita è stata equilibrata, eravamo andati in vantaggio, ma purtroppo con loro tiro abbiamo preso subito il pareggio. Abbiamo avuto occasioni, diciamo, per raddoppiare con delle mischie, delle belle parate del portiere. E poi nel calcio si sa, hanno preso anche un palo finale e diciamo quindi si poteva tra virgolette anche perdere. Non meritavamo sicuramente di perdere perché avevamo fatto una bella prestazione, ma il calcio purtroppo insegna e dico che alla fine va bene così. Non c'era una buona squadra, noi abbiamo fatto una grossa partita, stiamo crescendo come organico, come squadra e quindi io sono molto soddisfatto dei ragazzi, dobbiamo continuare in questa maniera. Non vanno oltre il pari il Costano e la Grifo Cannara, per il resto diciamo, aveva detto Giacomo, ha già accennato un po' gli impegni, però c'è anche un Atletico Gualdo Fossato Real Virtus abbastanza importante domenica prossima, mentre è partita importante per il Val Fabbrica che affronterà il San Luca e ha la possibilità, due squadre divise da un punto vincendo, di uscire dalla zona calda. Adesso vediamoci insomma quest'ultimo servizio di questo girone rimasto. Vediamoci Costano, Grifo Cannara 0-0, commentato da Leonardo Schiavoni. Campionato di prima categoria, girone C, 22esima giornata, si affrontano il Costano e la Grifo Cannara. Separate da un solo punto, vogliono provare ad allontanare lo spettro dei play-out. Completo rosso, giallo e nero per i padroni di casa. Completo scuro per gli ospiti. Comincia l'incontro, prova subito il Costano a rendersi pericoloso con un calcio di punizione che viene respinto però da parte di Cagnazzo. Ci prova ancora il Costano, qui sinistro da parte di Falcinelli, pallone però che termina altissimo. Ancora Falcinelli mette in mezzo, girata debole sul fondo. Primo tempo meglio il Costano, prova però anche la Grifo Cannara a farsi vedere in avanti, qui imbucata in area per la conclusione da parte di Arslani che viene respinta alla difesa del Costano. Ancora i padroni di casa in avanti, ingresso in area di rigore, tocco sotto di Allegrucci, pallone che termina altissimo. La porta difesa da Cagnazzo, ci prova poi ancora Grifo Cannara, il tiro che termina sul fondo. Poi calcio di punizione per il Costano, calciato a giro da parte di Falcinelli, viene bloccato però da Cagnazzo. All'intervallo è dunque 0-0 tra le due squadre, ci prova la Grifo Cannara nella ripresa, calcio di punizione, colpo di testa ad anticipare tutti con pallone che però termina largo. Sempre ospiti pericolosi, si sviluppa in calcio da fermo, qui gran parata doppia da parte di Mencarelli che tiene il risultato sullo 0-0. La chance
per la Grifo Cannara clamorosa, che poi trova il gol. Viene però fischiato un fallo in attacco, non valido dunque il vantaggio della Grifo Cannara, che sta assediando in pratica la porta del Costano. Questa ripresa tornano a farsi vedere anche i padroni di casa. Calcio d'angolo, pallone deviato da un difensore della Grifo Cannara, che termina sul fondo pericolosamente, rischio autogol. Ci prova ancora Grifo Cannara, si invola tu per tu con Bencarelli. Il pallone viene calciato clamorosamente sul fondo, una chance colossale per la Grifo Cannara, sciupata sul più bello da Di Filippo. Ancora Grifo Cannara che chiude in avanti, alta azione sulla destra, cross in mezzo sempre per Di Filippo, che aggancia, finta, conclusione, stavolta è sfortunato, colpisce la traversa. Grandissima chance per gli ospiti, era l'ultima opportunità, incontro che termina dunque 0-0. Possiamo dire che abbiamo giocato una buona partita, soprattutto il primo tempo, abbiamo corso molto, potevamo stare in vantaggio, dopo purtroppo il secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione in meno e alla fine siamo stati anche un po' fortunati nel pareggiare. Comunque un pareggio importante, adesso testa alle prossime. Penso che il primo tempo è stata una partita equilibrata, loro hanno avuto una grossa occasione, noi abbiamo avuto due potenziali occasioni respinte dal loro portiere, poi il secondo tempo siamo a commentare un'altra volta una partita dove abbiamo stradominato facendo 4-5 occasioni da gol nitide, abbiamo fatto gol, poi l'arbitro secondo me si è inventato fallo di confusione, vedremo le immagini, non sono sicuro, ma penso che oggi avremmo, come domenica scorsa, strameritato di vincere, andiamo a casa con un punto, c'è molto rammarico, sono due punti assolutamente persi. Ebbene, nel girone D, eccola qua la classifica messa dal nostro Luca, ieri è successo qualcosa di molto molto importante e bello per lo Sporting Terni, molto importante e brutto per la Tiber, che è stata battuta in casa dall'Olimpia Pantalla per 1-0 e questa è la sconfitta pesantissima, perché adesso, complice il successo per 4-2 dello Sporting Terni sulla Proficulla, le distanze tra le due squadre tornano ad essere 4, quindi più di una partita. Risultato davvero importante per il Pantalla, però certo a guardare gli autori dei gol dello Sporting Terni si capisce perché questa squadra era destinata, no? In certo senso a fare un po' una corsa a sé. Molto bene l'Ortana, che si liquida con un 3-0 l'Accademia Calcio Terni, mentre il Real Avigliano si impone sul campo del Giovanili Todi per 2-0, altro risultato di vittoria, quello del Fabro sul Fanello per 2-1, senza dimenticare il Ciconia Castello 3-1. Dunque una classifica che parla in questo momento, decisamente torna a parlare in chiave Sporting Terni, mentre in zona playoff è tutto estremamente aperto, pensate, in 3 punti ci sono 4 squadre: Real Avigliano, San Gemini, Ortana e Fabro. Adesso è tutto per quanto riguarda la prima categoria, abbiamo rimasto un servizio, Irene, però di seconda categoria, vero? Sì. Riguarda il girone C. Vediamoci Ferentillo contro PGS Eriberto Bosico 2-3, commentato da Leonardo Schiavoni. Diciottesima giornata del campionato di seconda categoria girone C, si affrontano il Ferentillo e il PGS Bosico. Ferentillo che vuole provare a rispondere al sorpasso subito dal Colonia in anticipo di sabato, ma il PGS Bosico che si porta in vantaggio con il gol da parte di Lai. Il gol in pallonetto che batte Menicucci in uscita, 1-0 subito per gli ospiti in avvio. Ospiti che continuano ad attaccare, PGS Bosico nono con 12 punti in classifica. Cerca in pratica un'impresa su quella che fino al giorno prima era la capolista. Si mette subito bene col gol di Lai, continua però ad attaccare. Qui conclusione 30 metri che termina in porta, il raddoppio 2-0. Bellissimo gol ancora del PGS Bosico. Botta e risposta 2-0 per gli ospiti. Ci prova il Ferentillo, nulla di fatto. Qui grave errore della difesa, ne approfitta. Ancora Lai, doppietta per il numero 9. 2-0, 3-0 per il Bosico. Già nel primo tempo, risultato che ha a dir poco del clamoroso. Ferentillo ovviamente non ci sta e riapre subito la partita.
gran gol dal limite dell'area da parte di Bianchini Riccardi. 1-3, ci prova ancora il numero 9 con una girata debole che viene bloccata però da Costantini. Nella ripresa ancora l'assedio del Frentillo che vuole trovare il gol per provare a ravvicinarsi. Qui calcio di punizione dal limite che viene calciato e colpisce la traversa il numero 17 Giuntini. Grandissima chance per provare a riaprire del tutto la gara per i padroni di casa, stoppati solo dalla traversa. Ci prova ancora, poi in area di rigore viene salvato un tentativo di Bianchini Riccardi. Secondo tempo a senso unico, l'assedio dei padroni di casa conquistano un calcio di punizione dal limite. Il tiro viene respinto, ma arriva il tap-in da parte di Peruzzi che trova il gol del 2-3. Partita riaperta del tutto. Adesso il PGS Bosico deve difendere il vantaggio che è diventato ormai minimo dopo i due gol del Ferentillo, che continua a farsi vedere in avanti. Si difende in qualche modo la difesa del Bosico che prova a reggere l'assalto dei padroni di casa. Qui calcio d'angolo, il colpo di testa da parte di La Penna che termina di poco a lato. Altra chance poi per provare a chiudere l'incontro per il Bosico. Ferma tutto però l'arbitro per posizione di fuorigioco. Ci prova ancora Ferentillo, un tiro cross che viene bloccato senza problemi da Costantini. Incontro che dunque termina 3-2 per il Bosico che fa il colpaccio. Ferentillo che subisce il sorpasso del Colonia. Penso che sia soffertissima contro la squadra più forte del girone. A noi c'era rimasta solo una soddisfazione toglierci, che era questa di oggi. I ragazzi sono stati molto bravi e ci siamo riusciti. Purtroppo questo dimostra quello che sempre ho detto, che quest'anno ci abbiamo avuto mille problemi, altrimenti potevamo giocarcela un po' con tutti. Questo non toglie la soddisfazione di oggi, che ripeto era l'ultima cosa che ce n'era rimasta da fare in questo campionato. Purtroppo questa è la terza partita che facciamo in una settimana e purtroppo non abbiamo potuto esprimere, non abbiamo voluto anche esprimere il nostro gioco e niente, adesso si riparte già da domani per pensare alla prossima. Bene, siamo arrivati anche questa settimana alla fine di questa puntata di Studio 90 Lunedì. Per quanto mi riguarda, io saluto Giacomo Bevilacqua. Ciao Giacomo. Io vi saluto a tutti. Un ragazzi. Saluto anche a Stefano Baiani, che ritroveremo tra una settimana quando ci sarà la prossima puntata di Studio 90. Ricordo che staremo insieme quest'anno fino ai limiti dell'estate. Gliel'ho detto a Giacomo, io vado al mare e poi a un certo punto non ti inventare altro, perché fino alla fine maggio staremo insieme. Scusate Luca, insieme a me. Capisco che non volete stare con lui. Oltre. Insieme a me. E allora, maggio è oltre. È oltre, ma c'è lui con Irene, con Carlo Biagioni, che tanto lui è impegnato in tante cose. Al di là degli scherzi, buonanotte a tutti e buon calcio, come sempre da Fabio Mertelli. L'appuntamento con me è tra una settimana. Ricordatevi al discorso di YouTube, iscrivetevi. La 25esima puntata è stata offerta da Cacciotto Group. La prossima puntata sarà lunedì 4 aprile alle ore 21, canale 110 Tutto Sport. E poi vi ricordo la replica alle ore 14 il martedì e sul canale YouTube Studio 90 Lunedì. Buona serata a tutti. Chi l'avrebbe detto mai, com'è volato il tempo, la vita forse va così, ti affianca e ti sorpassa, e tu che tiri dritto, ti sembra sempre di andar piano, invece insegui la tua strada e sei arrivato fino a qui, ma chi l'avrebbe detto mai? Grazie a tutti,
con il cuore a tutti quanti, a chi mi vuole bene, chi mi ha insegnato a guardare avanti ed anche a chi mi ha fatto male. Mi è servito per capire, grazie a chi mi ha detto no, ad un sorriso sconosciuto, ad una donna, ad un amico e a quella porta chiusa in faccia, a chi non mi ha tradito quella volta. È una questione di ironia, se vuoi drammatizzare, e quando pensi di sapere, hai ancora da imparare. Se corri arrivi più veloce, ma forse perdi delle cose. E quando credi sia finita, un'occasione nuova avrai. Ma chi l'avrebbe detto mai? Grazie a tutti, con il cuore a tutti quanti, a chi mi vuole bene, chi mi ha insegnato ad andare avanti ed anche a chi mi ha fatto male. Mi è servito ad imparare, grazie a chi mi ha detto no, al sorriso di un bambino, a una donna, la mia sposa. Grazie a tutti che date vita alla mia vita, in questa favola infinita che mi ha insegnato a guardare avanti anche se ferito al cuore. Mi è servito per capire, grazie a chi mi ha detto no, alle sfide, alle salite, dalle mani di mio padre e a quella porta chiusa in faccia, a chi non mi ha tradito quella volta. Per quanto dato, quanto avuto, per quanto riso, pianto, sperato, per ogni giorno che ho ricominciato, per ogni istante regalato, voglio dire grazie a tutti.